Buongiorno a tutti, abbiamo dato il via a questo nostro incontro, a questo nostro convegno con questa realizzazione onirica in video 3D eh, fatta per, per l'occasione da Luigi Verde e che ringraziamo per aver collaborato per questa, per questa magnifica intro appunto. Eh, sono molto lieto di, di, dare, di aprire questo, questo convegno, le connessioni in attesa nella sua... Uh, ma, mh, versione del, del, del 2022 dal titolo Il prodigio, il mostro, il daimon. Uh, questa manifestazione, le connessioni inattese. È organizzata dall'Associazione Culturale Altanur che agisce sul territorio fin dal 1997. Per farvi un po' brevissimamente la storia di, di questa manifestazione, dopo il, il decennale della fondazione dell'Associazione. Uh, appunto nel 2007, decidemmo di creare un evento che fosse un po' più importante perché noi facevamo tante conferenze sul territorio, uh, avevamo tanti piccoli eventi, però decidemmo che fosse importante in qualche modo uh, operare in maniera più approfondita creando un evento contenitore che potesse incidere meglio sul Diciamo così, sulla, sulla, sullo spirito delle persone, sul, eh, anche sul tessuto culturale del, del territorio nel quale ci muoviamo e anche oltre, perché poi, oltretutto, da qualche anno stiamo, eh, stiamo registrando questi nostri incontri e quindi ne rimane in traccia su, su YouTube. Quindi, questa è una cosa importante perché abbiamo avuto migliaia e migliaia di visualizzazioni per alcuni dei dei relatori e diciamo che questo è un successo che poi va oltre la, la manifestazione in sé per sé. Uh, dunque uh, quest'anno l'associazione Altanur uh, organizza l'evento in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ci ha messo a disposizione questa splendida sede e con la Promete SRL che è CNR Spin-off Company. E, uh, naturalmente uh, quest'anno ci occupiamo come come, come negli anni passati, ormai sono una quindicina d'anni che facciamo questa questo incontro annuale, che è un contenitore fra le altre cose che si muove anche un po' attraverso il tempo perché ehm, ha degli eventi che lo precedono, degli eventi che lo seguono, eh, eventi che sono collegati anche al mondo delle scuole, quindi dei più giovani, quindi cerchiamo di agire su vari, su vari settori. Nelle, nelle precedenti manifestazioni abbiamo avuto, eh, dei, come anche quest'anno, degli ospiti di tutto allievo, voglio ricordare per esempio Brian Joseph premio Nobel per la fisica, Emilio del Giudice, fisico teorico, Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, Vladimir Boeikov, un biochimico di fama internazionale, Maeva No, una genetista eh, anch'essa di fama in, internazionale, Giulietto Chiesa e Maurizio Torrealta, giornalisti, famosi giornalisti della RAI, un famoso politologo, eh, Giorgio Galli e eh, e ancora lo scrittore e saggista Graham Hancock, tantissimi personaggi che sono noti nel mondo della cultura e anche quest'anno abbiamo dei personaggi che, eh, che danno sicuramente lustro a questo evento per, la, per, la loro, per il loro impegno eh, nel, nel mondo della cultura e della divulgazione della vera cultura, della vera scienza, del vero metodo scientifico e non di quello che spesso ci viene contrabbandato attraverso i media nella, nella TV. Quindi oggi, come anche le altre volte, impareremo a contattare quella che è la vera metodologia. Ora, ehm, diciamo che quest'anno ehm, questa manifestazione, come anche altri anni, gode del patrocinio morale della Regione Campania e della città di San Giorgio a Cremano. L'associazione ha sede nella città di San Giorgio. Poi abbiamo il patrocinio morale del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. E poi abbiamo il tradizionale supporto dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che ormai tradizionalmente ci supporta in questa avventura. Ora, ehm, Quest'anno il, il titolo di questo convegno è Il prodigio, il mostro, il daimon. Sono tre parole, tre espressioni. Ogni anno, fin dal, dalle origini, questo nostro convegno si è legato appunto a una triade di, di parole che potessero in qualche modo evocare dei pensieri, delle ricerche. E il nostro metodo è stato proprio questo, cioè partire da, da, da tre concetti, proporli ai, ai nostri ospiti che poi hanno in qualche modo elaborato una, delle relazioni. E gli ospiti fra di loro non, in genere non, non prendono contatto ma eh, c'è cioè, come qualcosa di ideale che è al di sopra e alla fine eh, nonostante la diversità del, dell'estrazione culturale, della, eh, de, del campo di ricerca dei nostri vari ospiti si raggiunge una perfetta armonia perché poi alla fine eh, come come si dice nell'ambito delle scienze biologiche, i sistemi complessi si autoregolano, quindi in qualche modo noi ci pensiamo che questo sia un sistema complesso, sia pure intellettuale, quindi finisce per autoregolarsi in una maniera che poi risulta sempre molto gradevole. Ma perché il prodigio, il mostro, il daimon? Innanzitutto, ehm, ecco, magari prima di parlare di questo, eh, dimenticavo una cosa importante, cioè il perché del nome e le connessioni inattese. Le connessioni in attese è un'espressione eh, che è legata al, um, eh, al grande matematico, fisico, filosofo francese Jules-Henri Poincaré, nato nel 1854 e morto nel 1912. Questo grande personaggio della cultura di primo novecento, in, in un suo studio di grande importanza e di grande rilievo, eh, Science et Méthode, del 1909, affermò quanto segue. Via via che la scienza si sviluppa, diventa sempre più difficile averne una visione complessiva. Si cerca allora di dividerla in tanti pezzi e di accontentarsi di un pezzo solo. In una parola ci si specializza. Continuare in questa direzione sarebbe di grave ostacolo ai progressi della scienza. Sono le connessioni inattese fra diversi domini scientifici che rendono possibili tali progressi. Questo lo diceva Poincaré all'inizio del secolo scorso, Poincaré che è considerato l'ultimo universalista della nostra scienza e dopo è venuta fuori eh, una sempre più eh, galoppante specializzazione che se da un lato ha reso possibili i, i progressi a cui noi oggi assistiamo, ha però fatto sì che le discipline perdesse, si perdessero di vista le une le altre e che si creassero dei settori, dei compartimenti stagni di incomunicabilità che in qualche modo veramente danneggiano il progresso della scienza. Quindi noi auspichiamo insieme con Poincaré, di creare appunto un tessuto che possa mettere insieme diversi metodi, diversi, diversi modi di pensare, diverse discipline. Quindi l'interdisciplinarità è la base del nostro pensare. Perché il prodigio e il mostro e il daimon? Queste tre parole sono, ehm, hanno un, un legame comune. Intanto la parola prodigio deriva dal latino prodigium. Da pro che vuol dire davanti, e non si sa bene la seconda parte quale sia l'etimologia, potrebbe derivare da un, da un uh, aio, dire agio, un antico agio, quindi una cosa che si dice prima, quindi un prognostico, ma potrebbe anche derivare da ago, quindi pro e ago, qualcosa che si, che si fa prima, che si spinge, che si conduce prima, dello stesso tipo della parola portento. Quindi si tratta di un fenomeno, di un avvenimento. Che trascende o sembra trascendere l'ordine naturale delle cose, sembra trascendere, interpretato come preannuncio divino di un evento che può essere Fausto o infausto. Per estensione eh, può essere un evento che abbia in sé del meraviglioso, dell'incredibile, del miracoloso. E quindi ogni manifestazione che colpisce per la grandezza, la novità, la potenza, la la perfezione prodigio di scienza, prodigio di tecnica e così via. Vedete, in questa sola parola giace tutta una serie di mondi e poi anche una persona può essere un prodigio, quindi il bambino prodigio per esempio e così via. Il mostro, anche questa è una vox media, cioè una parola dal doppio significato, al latino monstrum. Monstrum viene dal verbo moneo, ciò che viene additato, ciò che viene mostrato. Quindi perché una cosa viene mostrata? Perché è una cosa particolare. Quindi mo mostro in latino non è necessariamente qualcosa, come noi lo intendiamo, di mostruoso, di terribile, ma è qualcosa di grande, qualcosa di grandioso, qualcosa che eh, possa essere additato, debba essere additato all'attenzione degli altri. E quindi presenta caratteristiche strane al consueto ordine naturale e quindi può indurre stupore oltre che paura monstrum, ma naturalmente il mostro oggi è, può essere anche una persona particolarmente malvagia, una cosa particolarmente malvagia, oppure può significare semplicemente prodigio o una persona che possiede indifferentemente delle qualità negative o positive. Il daimon, il daimon in qualche modo si collega a questi due concetti, anche se in maniera diversa. Che cos'è il daimon? Daimon è una parola greca. E voi sapete che è una parola che è entrata nel circuito della, della cultura diciamo, occidentale attraverso i dialoghi socratici, perché è Socrate che parla del proprio daimon. Che cos'è il proprio che cos il daimon? Il daimon è una specie di spiritello, una specie di angioletto custode che eh, segue le, le persone fin dalla loro nascita e ne rappresenta in qualche modo quello che in latino, in latino si chiamerebbe l'ingenium, cioè il carattere. Tant'è. Il corrispettivo latino del daimon greco è il genio, il genius. I maschi, a dire la verità, hanno il genius, le, le donne hanno l'aiuno, sono degli angioletti custodi che sono legati al personaggio di ciascuno, alla persona di ciascuno di noi e ne, ne determinano le inclinazioni del carattere. Tant'è che quando noi napoletano diciamo non tengo genio di fare una cosa, non ho voglia di fare qualcosa, vuol dire che, non, che il nostro genius, in realtà, non ci supporta in qualche cosa. Perché il genius, il nostro genius, quindi il nostro daimon, è il come devo dire, è colui che conduce veramente la nostra vita. È un, è un elemento di fondamentale importanza. Questo è stato messo in luce in maniera molto, molto interessante. Da James Hillman, uno psicanalista, saggista e filosofo statunitense che aveva avuto una formazione junghiana che molti di voi, tanti di voi sicuramente, conosceranno, perché ha scritto tantissimi libri. E fra gli altri libri che ha scritto, lui era statunitense di, di nascita, però in realtà la sua formazione era europea, per fortuna. E ha scritto fra gli altri libri un libro che vi consiglio di leggere, che si intitola Il Codice dell'anima. Un codice è un libro bellissimo in cui lui parla proprio del daimon, che lui chiama Daimon o Ghianda. Cioè ciascuno di noi ha dentro di sé questo daimon, questo spirito che lo conduce fin dalla nascita a compiere poi il suo destino, a fare quello che è, che è destinato a fare, che è come un seme, come una ghianda a cui il daimon contribuisce. Alla cui crescita il Daimon contribuisce perché possa diventare la quercia che è, perché dentro la ghianda già c'è la quercia. E quindi in questo libro c'è una serie di esempi di personaggi noti o meno noti, in cui lui dimostra come questa ghianda abbia agito fin dall'infanzia di questi personaggi per farli diventare quelli che poi sono realmente diventati. Quindi ecco, vedete, queste tre parole ci richiamano tanti concetti e noi adesso abbiamo proposto ai nostri ospiti di sviluppare ciascuno nel proprio ambito, ambito l'idea appunto di, che ci viene suggerita da queste, da, queste tre, eh, da queste tre parole che diventano tre concetti con tutta la loro ambiguità ma anche con la loro profondità perché le cose ambigue sono sempre preferibili a quelle perfettamente determinate perché, perché hanno in sé uno spazio maggiore. Bene, eh, dopo questa lunga chiacchierata, che eh, spero di non avervi annoiato troppo, vorrei cominciare con la scaletta di oggi. Quindi il primo dei nostri prestigiosi ospiti è appunto eh, Alberto Prestinizi, che, che è qui accanto a me. Alberto Prestinizi è, è un geologo ed è professore ordinario di geologia applicata alla Sapienza di Roma. È stato fondatore e per 15 anni direttore del CERI, un centro di ricerca per la previsione, la prevenzione e il controllo dei rischi geologici e ambientali. Ed è direttore responsabile dell'Italian Journal of Engineering Geology and Environment, che è una rivista molto quotata nell'ambito della disciplina e a diffusione internazionale. È anche direttore del, pro del, direttore del programma di master sul rischio id idrogeologico e rischio sismico. Ed è stato membro del Comitato Scientifico per la Costruzione del Ponte di Messina e presidente della sezione Rischi Idrogeologici della Commissione Nazionale Grandi Rischi. È stato anche premiato con una medaglia d'oro, ardito desio, dall'Associazione Italiana di Geologia Applicata, e ehm, continua tuttora, anche se ormai eh, credo sia in, in quiescenza per raggiungere, <ride> ma qui è scienza dal punto di vista lavorativo, ma non certo dal punto di vista intellettuale, come avremo modo di, di verificare, <ride> e continua a studiare con grande passione la m, distribuzione temporale degli eventi climatici estremi, un argomento che lo affascina <ride> da più di 20 anni Bene, devo anche, eh, ho anche il piacere di, di presentarvi questo eh, libro che, di cui lui ha curato l'edizione e di cui ci parlerà anche, credo, che è un libro molto interessante, Dialoghi sul clima tra emergenza e conoscenza. È un libro eh, curato appunto da lui, ne ha curato la, diciamo così, la, la, la formazione e la gestazione perché contiene contributi veramente di, di personaggi ehm, di, di grande spicco e di grande importanza nell'ambito di queste discipline. Beh, eh, voglio leggervi brevemente la quarta di copertina che riassume in maniera molto limpida ciò che rappresenta per noi questo libro, il dibattito sul clima. Ha assunto una nuova dimensione legata soprattutto a quanto è avvenuto negli ultimi 40 anni, ovvero da quando il tema clima è stato ribattezzato global warming, passando da prevalente argomento di interesse scientifico a dibattito politico-finanziario, ahimè. La costituzione dell'Intergovernmental Panel on climate, climate Change nel 1988 sotto l'egida dell'ONU come organo indirizzato a fornirne una chiara visione scientifica del potenziale impatto sociale ed economico del cambiamento climatico antropico ha sottratto definitivamente la scienza, il confronto eh, eh, e il dibattito spostandolo verso i media e il sistema di comunicazione Assumendo quindi un'esclusiva dimensione politico-finanziaria, quindi di scienza oggi c'è cioè molto poco. Questo volume nasce con il preciso obiettivo di riaprire un dibattito attraverso un confronto aperto, libero e plurale, l'idea di fornire informazioni razionali corredate di dati e riferimenti scientifici è stata accolta da molti scienziati ed esperti i quali affrontano in questo volume la complessa tematica ambientale da molteplici punti di vista con il necessario rigore scientifico. Ma comunque poi ne parlerà più ampiamente eh, eh, appunto Alberto che... Eh... Ah sì, è molto importante, anche questo c'è un esergo che eh, l'autore tiene molto a, a, a presentarvi che è questo. Niente nella vita va temuto deve essere solamente compreso vedete il monstrum, il prodigium ora è tempo di comprendere di più così possiamo temere di meno, bellissimo ora però, prima di dare la parola ad Alberto Prestininzi io mi sono dimenticato di una cosa anche abbastanza importante noi abbiamo, nel nostro, nella nostra locandina abbiamo, fatto, abbiamo un disegno un logo, questo, questo disegno che è molto immaginifico, molto onirico è stato prodotto da da un allievo dell'IT Medi di San Giorgio del quinto anno che è qui presente fra di noi e brevissimamente, in un minuto vorrei che ci parlasse di questa sua esperienza grafica e ci spiegasse cosa significa per lui questo, questo disegno e perché l'ha applicato cioè, dunque è una, eh sì, ce lo spiega lui adesso è un'elaborazione fotografica sì, io l'ho chiamato disegno, scusatemi Beh, è, è stata... Un, però è un'elaborazione fotografica. Vieni, vieni. Okay. Allora, intanto presentati il tuo nome. Uh, salve, buongiorno. Uh, mi chiamo Lorenzo, uh, sono uno studente a Livello Eliti Media, uh, sezione grafica. Uh, allora, il uh, progetto era appunto creare un daimon, quindi una sorta di, di uh, demone che ci rappresentasse a livello personale e caratteriale. Uh, la mia decisione è stata quella di creare questo personaggio, Teansius, uh, che per l'appunto uh, rispecchia a me da un punto di vista. Uh, dovrei descrivermi meglio il personaggio, ok. Uh, quindi, allora, per l'appunto, la sua storia si basa sul fatto che lui uh, in, in tempi antichi volesse. Eh, raggiungere diciamo, una coscienza totale eh, e quindi eh, un, eh, avvicinandosi quanto più possibile alla morte tramite pratiche di esternazione eh, per l'appunto riuscissi a, a raggiungere questo stato di onnisapienza eh, quindi una sorta di comprensione del tutto eh, questo che è per l'appunto è un parallelismo con quello che è diciamo, il mio carattere per l'appunto una sorta di ricerca della curiosità eh, in tanti ambiti Uh, e lui per l'appunto riesce attraverso la sua, esternazio il, il suo, uh, la sua esternazione corporea a giungere alla forma primordiale del, dell'essere umano quale è la scimmia uh, infatti Teansius che letteralmente significa il genio del teatro sul monte uh, vi dico la, la sincera verità l'ubicazione sì è molto um, è, è, è diciamo qualcosa che è stato deciso uh, contestualizzandolo vi direi una piccola menzogna nel senso Uh, è contestualizzato a un livello immaginario, è una sorta di teatro che si trova, su un, che, um, che si trova vicino Caserta, uh, e la sua uh, è, è isolato, e, um, e diciamo questo era più un contesto uh, di ambientazione del personaggio, uh, in ogni caso, per l'appunto, lui uh, isolatosi su questo teatro per, medita per meditare, uh, ogni due anni fuoriesce la sua meditazione per. Uh, Uh, viaggiare nei villaggi uh, e uh, uccidere la gente con anche con, con, con uh, diciamo una sorta di burla uh, nel, uh, nel, suo, nel suo fare anche perché lui non ha propriamente coscienza cioè lui uh, uccide ma lo fa uh, senza avere coscienza di che co cosa sia la morte quindi uh, lo fa um, con una tale leggerezza scherzo e quindi con una non presa di considerazione di quello che è uh, diciamo il um, per noi, terrenamente la morte, eh, e quindi non ha nessun peso, non ha il, il suo, suo uccidere, anzi, è quasi per appunto un qualcosa su, lui, su cui lui scherza, ma lo fa con una curiosità. Okay. Grazie, come vedete, c'è un progetto fantasy dietro questa immagine. E che, che sfrutta questo splendido teatro sannita che è appunto fra la provincia di Caserta e quella di Sernia, se non vado errato, non so esattamente la sua collocazione, eh, che, è una, che è una delle nostre ricchezze archeologiche e quindi è stato collocato questo, questo fantastico personaggio che in qualche modo incarna questo nostro Daimon e anche un po' questa... Questa esigenza prometeica, titanica dell'essere umano di raggiungere diciamo, una conoscenza totale che, che è, molto, è molto opinabile. Grazie, allora, grazie del, del contributo che hai dato a, a tutti noi. Allora, passo senz'altro la parola a Alberto Persininzi per, 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 appunto, perché ci parlerà oggi di una cosa importantissima: è il metodo che conta dalle ipotesi alle verità scientifiche. Grazie di essere intervenuto, a te la parola. Grazie intanto a voi tutti, non posso non citare la famiglia Germano, eh, Roberto in particolare, che conosco bene, che apprezzo come grande ricercatore, mi ha fatto conoscere i segreti dell'acqua, che è un suo cavallo di battaglia, poco conosciuto, ma che io spero nel tempo dia ragione a Roberto ma anche ai professori Germano e la professoressa Germano che hanno organizzato e hanno inteso invitarmi a questa importante manifestazione. Io con un certo disagio inizio perché avrei preferito ascoltare ancora il professor Germano con la sua introduzione che mi ha affascinato e che in qualche modo l'avrei ascoltato fino a qualche intera giornata. Ecco il metodo che conta nel libro mi è venuto in mente un eh, mio carissimo amico o collega, professore di fisica. Eh, al quale ho inteso dedicare in qualche modo questo libro. Lui insegnava fisica, a, a fisica ma anche a scienze della terra. E, Speriamo di trovarlo. Alfonso Sutera è venuto a mancare nel 2014, una persona di grandissimo livello. Io con lui ho avuto il piacere di. andavamo a mangiare un panino a pranzo per circa 5-6 anni di fila e ne apprezzavo la sua profonda riflessione e vorrei dire che è stato lui. In qualche modo a farmi vedere la strada che si stava aprendo su questa questione del clima. Io mi sono sempre interessato, il mio mestiere era quello di analisi dei rischi geologici, e su questa base ho fondato il centro di ricerca, ho sempre avuto, chiamiamolo, il pallino della prevenzione, perché come unico strumento per il nostro paese in particolare per cercare di ridurre gli effetti dei grandi disastri che ci sono, alluvioni, terremoti e così via, che la conoscenza consentirebbe e consente oggi di fare un'ottima prevenzione e, e attenuare, mitigare i danni che invece vengono sempre di più trascurate rispetto a certe iniziative. E lui mi ha fatto capire perché lui era oltre che un ottimo fisico della materia, era anche un astrofisico e in qualche modo ha cominciato a farmi capire, noi negli studi iniziali studiavamo Milankovic che era eh, l'autore eh, a cavallo tra la fisica e le scienze della Terra che per primo ha iniziato a capire qual era il ruolo dell'inclinazione periodica dell'asse terrestre rispetto all'attività solare e quindi rispetto al clima. E lui da questo punto di vista ha fatto studi profondi che proprio questo anno sono eh, attenzionati dal gruppo dei fisici che dovrebbero occuparsi del premio Nobel proprio per i suoi studi passati che erano stati sempre sottovalutati, in qualche modo invece adesso li stanno... E lui parlava sempre di interferenza planetaria... Cioè ha immaginato, adesso non volevo deviare molto, però è importante farvi capire qual è stata la mia idea di dedicare ad Alfonso Sutera, con il titolo lui sempre diceva è il metodo quello che conta. Quindi quando si parlava di allontanamento, come se fossero degli asteroidi divergenti, delle diverse scienze che sempre di più si specializzano, lui diceva che la cosa che tiene insieme tutte queste diverse competenze che sempre di più si approfondiscono è il metodo. E infatti da questo punto di vista credo che più tempo passa, più rifletto su queste sue parole, più eh, credo che siano la strada che noi dobbiamo percorrere. E quindi questi dialoghi sul clima mh, sono fondamentalmente... Il risultato, ovvero la presa d'atto che su questo tema è impossibile dialogare. Per dirvi alcune cose che apparentemente strane al discorso che facciamo, io come direttore del centro venivo sempre interpellato come si fa in questi casi a seguito di un evento, un terremoto, venivo sempre chiamato dalla RAI in particolare a dire le tre o quattro parole inutili che si dicono a seguito dell'evento insieme al giornalista e così via. Nel momento in cui ho cominciato ad approfondire per necessità, perché io, occupandomi di modelli preventivi, eh, soprattutto per quanto riguarda alluvione e frane, Baso, basiamo, chi si occupa di modelli lo sa, se vuole fare un minimo di prevenzione, l'analisi di ciò che è accaduto nel passato. No? Quindi noi abbiamo eh, dati assolutamente importanti in un paese come l'Italia, che ha una sua storia. Per esempio, con gli amici idraulici abbiamo studiato le piene del Tevere no? e abbiamo visto che della, diciamo, dal periodo romano, per non dire di più rispetto ad oggi, le portate del Tever di, fia, di fatto, a parte le variazioni statistiche, non sono eccessivamente variate. No? È evidente che in tutto questo c'è un ruolo delle piogge, della distribuzione, frequenza e intensità delle piogge. Siccome la narrativa ci racconta che gli eventi estremi sono passati ad ogni... Evento, un grado di temperatura più alto c'è eh, l'emergenza diciamo, caldo, un grado di temperatura più freddo c'è l'emergenza freddo e così via. Viviamo di emergenza perché fa notizia, ma questo è l'effetto. La causa, io chiamo, eh, faccio una differenza quando parlo di queste cose: parlo di Don Rodrigo e Don Abondio, noi in genere ascoltiamo sempre i Don Abondio, tutti coloro che in qualche modo ci narrano certe cose, ma chi è il Don Rodrigo? Perché si vuole per forza imporre questo elemento che moriremo tutti arrostiti? La storia climatica del, che noi abbiamo del nostro pianeta, ma oggi abbiamo anche la storia climatica degli altri pianeti, almeno del sistema solare, e sappiamo e vediamo che quando la temperatura media aumenta qui, anche su Marte aumenta e così via, ci sono, eh, voglio dire, delle analogie dove la nostra stella che è il sole è quello che ci produce e ci consente di vivere insieme a tutte altre condizioni particolari specifiche del pianeta Terra e allora ho iniziato a verificare se realmente gli eventi estremi sono cambiati abbiamo formato un gruppo internazionale di ricerca e man mano che si va avanti si vede che, a parte le variazioni statistiche che ci sono e le oscillazioni periodiche, non esiste una modifica sostanziale che in qualche modo ci imponga di eh, modificare quello che è il nostro paradigma, cioè che per prevedere il futuro, in qualche modo oh, non abbiamo la palla di vetro, ma parliamo di previsione statistica e quindi di probabilità, la probabilità, non abbiamo gli strumenti per creare un modello eh, diciamo, che non sia probabilistico, quindi, però anche il modello probabilistico noi sappiamo che ha necessità di eh, essere verificato e quando la verifica supera almeno il 60% abbiamo l'obbligo di, far di, di fare attenzione a questa indicazione soprattutto fenomenica quando si parla di fenomeni naturali. Ebbene noi oggi abbiamo modelli, soprattutto dell'IPCC, voi sapete che l'IPCC è questo panel, eh, gruppo formato dall'ONU, che legittimamente a seguito di una iniziativa del vicepresidente americano Al Gore ha imposto all'ONU per verificare in effetti quali siano gli effetti o i potenziali effetti che l'attività antropica può produrre in futuro sul clima. Mi sembra assolutamente legittima questa ipotesi. E. E sono nati, ne parleremo rapidamente, per quanto è possibile fare in una, una presentazione. Parleremo eh, di questi modelli che in qualche modo eh, dovrebbero eh, preoccuparci. Ma questi modelli, eh, alla luce di una verifica probabilistica, mostrano un'assoluta eh, incoerenza, incapacità di rappresentare ciò che vogliono rappresentare. Perché? Uno dei modelli e dei metodi per verificare la veridicità di un fenomeno naturale è quello di analizzare cosa è accaduto nel passato e il modello mi deve in qualche modo riprodurre, almeno in parte, almeno per il 60%, mi deve riprodurre ciò che è accaduto. E allora io posso immaginare di proiettarlo nel futuro immaginando cosa può accadere. Questi modelli sono totalmente incapaci di rappresentare il fenomeno clima che noi conosciamo perfettamente. Negli ultimi 10.000 anni sappiamo cosa è accaduto e lo sappiamo non solo attraverso eh, dati eh, in qualche modo ricavati dagli effetti del clima, perché il clima quando produce degli effetti dal punto di vista, per esempio il mare può oscillare, ma noi abbiamo periodi in cui sono state glaciazioni e il mare si è sollevato oppure periodi di caldo in cui il mare è sceso. Per esempio nel periodo romano la temperatura era 2 gradi più di adesso e questo ha consentito all'impero romano di espandersi nel mondo, quindi non è che l'aumento di temperatura è da prendere negativamente, ma il livello del mare era circa 4 metri più basso di adesso il periodo romano. Non lo abbiamo perché abbiamo i dati della costa ionica della Magna Grecia dove noi abbiamo tutti i reperti storici che stanno in qualche modo 4-5 metri più bassi del mare di adesso, quindi voglio dire c'è da riflettere eh, e c'è da fare delle eh, considerazioni che purtroppo i modelli proposti non sono in grado di simulare e quindi noi abbiamo il dovere, io nella mia introduzione ne parlo, noi professori d'università abbiamo un dovere costituzionale, quello di dire ciò che riteniamo giusto, sempre pronti a confrontarci e a modificare le nostre idee. La cosiddetta parressia, che è un elemento fondamentale da chi ha giurato, ai miei tempi si giurava sulla Costituzione quando prendevi servizio, oggi probabilmente non lo si fa più, non lo so, non è molti anni che, eh, che l'ho fatto. Abbiamo preso un impegno costituzionale con la gente per svolgere questa funzione. Più che un diritto è un dovere e quindi io ho ritenuto di doverlo fare. Non è possibile immaginare un confronto, se qualcuno di voi ha in qualche modo ascoltato eh, confronti in televisione che non siano di persone esclusivamente invitate da loro, addomesticate. A me dispiace dire questo perché eh, oggi, quando il sistema di comunicazione gode di una tecnologia straordinaria che doveva in qualche modo escludere quello che è accaduto per esempio nel ventennio nazifascista, dove poche persone in qualche modo erano capaci di influenzare l'opinione pubblica, Hitler in Germania mandava nelle birrerie alcune persone a aizzare le persone contro il resto d'Europa che stava in qualche modo impoverendo la Germania a seguito della conclusione della prima guerra mondiale per preparare ciò che poi è avvenuto e così via senza addentrarci. Oggi la tecnologia, io ho pensato, credo tutti voi, tutti noi abbiamo pensato che in qualche modo la... Eh, questo pericolo fosse in qualche modo scongiurato perché la diffusione delle notizie, immaginate che il terremoto di Reggio Messina, 1908, avvenuto alle 12.30 del 28 dicembre, in pieno Natale, di notte, il governo Giolitti lo ha saputo alle 5 del pomeriggio del giorno dopo. Immaginiamo la diffusione delle notizie. Oggi, eventi che avvengono nell'emisfero sud, non solo riusciamo ad averli in tempo reale, ma riusciamo anche a vederne le immagini. Quindi questo fatto dovrebbe scongiurare, invece c'è stato un boomerang, c'è stato un qualcosa che è sfuggito alle democrazie occidentali, che è quello di un controllo totale di quello che noi facciamo. Purtroppo dobbiamo dirlo, e se riflettiamo su questo basta riflettere, non, basta, non è sul necessario conoscere, basta riflettere quanto noi io farò qualche test, mi permetterò di utilizzarvi eh, come eh, persone mh, per farvi qualche domanda, per verificare se eh, il livello di influenza che noi subiamo è un livello di influenza assolutamente ormai eh, quasi senza ritorno. Sta a noi eh, in qualche modo immaginare che se vogliamo recuperare eh, quella che noi chiamiamo democrazia occidentale alla quale tutti noi siamo come dire devoti, dobbiamo assolutamente modificare paradigma. Adesso iniziamo questi sono grosso modo gli argomenti che volevo affrontare con voi, le ipotesi e le verità scientifiche. Noi sappiamo chi vive nel mondo della ricerca che le ipotesi sono il sale della ricerca, si fanno ipotesi e poi si verificano. Quando è che l'ipotesi supera e assume una gerarchia tale da poter essere considerata conoscenza? Verità scientifica è evidente che è tra virgolette, perché io non vorrei addentrarmi nella verità assoluta che sappiamo che non esiste ma noi abbiamo un livello di accettabilità di quelle che chiamiamo verità scientifiche che è certo diverso dalla ipotesi, faremo degli esempi. La formazione e il ruolo della comunicazione, in tutto questo la comunicazione come opera, come mai non aiuta questo percorso e questo processo che in qualche modo l'università e il mondo della ricerca produce ogni giorno, passando dall'ipotesi alla verità scientifica, tra sempre tra virgolette. E poi volevo parlare di un elemento fondamentale che è il Club di Roma e il maltusianesimo. Malthus c'è cioè, eh, questo signore economista del Settecento, pure lui ha fatto delle ipotesi legittime che il Club di Roma, vedremo chi era, Peccei ha preso questa iniziativa, si chiama Club di Roma, lo vedremo, perché ha riunito per la prima volta un gruppo di scienziati presso. Eh, voglio dire eh, a Roma l'Accademia a Roma e quindi prende il nome di Club di Roma facendo proprio delle ipotesi che erano quelli che si era eh, prefisso Maltus nel Settecento. È stato talmente importante Maltus che è stato citato anche da Karl Marx nel Capitale perché si riteneva che. Eh, L'aumento esponenziale della popolazione mondiale, che all'epoca contava qualche milione di persone, potesse in qualche modo rendere difficile il sostegno da parte del pianeta Terra come prodotti e così via, quindi è assolutamente legittimo, no? E quindi vediamo alla prova dei fatti come ha risposto questo pianeta, ovvero l'attività antropica e l'uomo stesso. A questa sollecitazione noi siamo passati dal 1945 a circa 2 miliardi e mezzo di persone, al 20 dicembre del 2022 a 8 miliardi abbiamo superato, vediamo cosa è accaduto nel nostro pianeta, abbiamo gli strumenti per misurarlo e verificare se ciò che è legittimamente stato ipotizzato si è verificato oppure no, è il modo più razionale di ragionare rispetto a questi, a questi elementi. E, e poi vediamo come il club di Roma ha influenzato quella che è oggi l'attività dei cosiddetti cambiamenti climatici, dove apparentemente infatti non c'era nulla di, eh, diciamo, non c'era nessun vaso comunicante tra questi due temi. Quando Peccei negli anni 70, vedo tutti giovani, sicuramente più giovani di me, ma se vi ricordate che... Noi la domenica camminavamo a piedi perché dovevamo risparmiare, eh, ehm, chiamiamola la benzina, i combustibili fossili, perché stavano per esaurirsi. Quindi il problema di Pecei era che non c'era più energia per garantire il futuro di questa umanità in qualche modo esplosivamente crescente. Quindi, i problemi erano diversi. Oggi invece è stato assunto dal Don Rodrigo, io ancora non l'ho scoperto, lo denuncierei tranquillamente se lo scoprissi, qualche idea ce l'ho però eh, non voglio essere crocifisso. Eh, e quindi vediamo come si è evoluto, basta pensare chi sono gli attuali presidenti del Club di Roma, per rendersi conto sono tutti economisti, membri della Banca Mondiale, che si occupano di queste cose legittimamente un australiano, uno del sudafrica, perché hanno creato per ogni continente un responsabile noto come premi di Nobel. Questi hanno preparato, per esempio c'è Dominic Green, un giornalista inglese, che è andato in Svezia a capire come è nata Greta Thunberg ed è nata proprio per l'attività di questi presidenti che sono molto bravi nel diffondere, hanno le risorse e tutto quanto. Quindi cominciamo a vedere, grossomodo, ipotesi e verità scientifiche. Come dicevo io, l'amico Sutera, questo sempre ha professato che il metodo che noi abbiamo acquisito dopo Galileo, chiamato metodo sperimentale, è lo strumento che rende significative le diverse ipotesi. Noi abbiamo il dovere una certa ipotesi Galileo pensava che tra il sole e la terra ci fosse un certo rapporto. Qualcuno diceva, ma lo dice anche alcune adesso. Abbiamo ancora 5 minuti. Porca miseria. Mi sono dilungato, mi dovevate bacchettare all'inizio, ho fatto una premessa molto lunga. Allora andiamo direttamente. Io ho fatto questo grafico per dire come la conoscenza migliora nel tempo, ai diversi tempi, T1, T2 e così via, partendo dal pensiero, l'ipotesi che poi diventa verità scientifica. Qual è il ponte, il passaggio significativo che fa diventare questo? Eh, teoricamente questa retta va all'infinito, Popper diceva che la ricerca non finisce mai e probabilmente aveva ragione, questa retta va all'infinito. A parte io ho disegnato quella curva rossa per far vedere come oscilla e se noi dovessimo tentare di rendere significativi questi punti vedremo che quegli, quelle, quei flessi e riduzione sono i momenti delle guerre. Durante la guerra quella che migliora è l'attività militare, ma la conoscenza vera e propria tende a diminuire rapidamente. In questo insieme io ho inserito all'interno tutto ciò che è passato da ipotesi a verità scientifica. Va bene? E quindi noi la ricerca, eh, la scuola eh, e il resto, eh, vedete che qui è in qualche modo segnato un insegnante trasferiscono la conoscenza Parlano anche delle ipotesi, ma devono fare una vera distinzione tra ipotesi e verità scientifica. Guai ai nostri allievi se noi dovessimo in qualche modo confonderli sovrapponendo in maniera indiscriminata l'ipotesi e la verità scientifica. Questo oggi accade nelle scuole. Ci sono libri di testo che dicono cose strane, molto strane. Se ho tempo ve lo dirò dopo. Quindi le ipotesi stanno al di fuori di questo insieme. Per entrare dentro hanno bisogno di verifiche. Per esempio eh, il teorema di Pitagora, voglio dire di fatto, era conosciuto dagli egizi no? perché utilizzavano la cosiddetta corda a 13 nodi per tracciare un angolo retto. Loro non sapevano perché accadeva e li chiamavano i numeri magici, 3, 4 e 5 erano i numeri magici perché consentivano di tracciare eh, quest'angolo retto, le piramidi li tracciavano tranquillamente. È arrivato Pitagora e lo ha eh, trasformato da ipotesi a verità scientifica. Lo stesso Darwin con la teoria evoluzionistica, no? che è stato tanto vituperato, veniva accolto dalle accademie con cartelloni con questo segno dello scimmione perché lui diceva che pensava che l'uomo derivasse dalla scimmia. Ma anche Lamarck faceva le stesse ipotesi dicendo che l'uso e non uso di un certo organo come la giraffa, dovendosi alzare per mangiare i rami più alti, allungava il collo e questo effetto trasferiva geneticamente alle, diciamo, alle successive generazioni questo carattere. Cosa che non è vero, non si è dimostrata vera, è rimasta un'ipotesi, è rimasta fuori. Quindi eh, lo stesso Guglielmo Marconi. Veniva accolto Guglielmo Marconi, non era né laureato né un, 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 un assolutamente, un, un, però aveva avuto l'intuito nel capire che si poteva parlare utilizzando le onde radio con l'altra parte dell'emisfero. I fisici dell'epoca dicevano: Caro Marconi, devi studiare perché le onde si trasferiscono, quindi si perdono nello spazio. Perché nessuno sapeva che c'era la ionosfera, che non lo sapeva nessuno però voglio dire diventa teoria quando lui andò su una nave e parlò realmente. Quindi sono i fatti che determinano una verità scientifica. Le ipotesi non sono fatti. Quindi dobbiamo distinguere tra fatti e... Tutta questa roba, vedete, nel tempo è entrata a far parte della conoscenza e noi possiamo trasferirla, voglio dire alle generazioni future proprio perché quella retta deve tendere all'infinito, non si deve fermare mai. Va bene, Lamarck è rimasto fuori, ma ricordiamoci che Lamarck era un grandissimo naturalista, eh, voglio dire, non è che era l'ultimo arrivato, però voglio dire di fatto questo. Eh, vediamo rapidamente il ruolo della comunicazione in tutto questo, vi ho fatto un cenno, vediamo per esempio da oltre 40 anni... Tutte le TV, i giornali a tiratura nazionale parlano di salvare il pianeta dalla catastrofe imminente che assomiglia molto a una paura. Noi abbiamo recenti esperienze su questo, incutendo terrore misto a minacce e ritorsioni. Vediamo, nel 99, anzi eh, molto prima, nell'89, Repubblica pubblica: Dieci anni per salvare la Terra un articolo del giornalista Arnaldo D'Amico. Però se interrogato Arnaldo D'Amico dice "Lo affermano gli scienziati, io copio quello che dicono gli scienziati perché sempre si parla a nome per conto degli scienziati". Quindi questa il sistema di comunicazione mette le spalle al muro, dice "Io lo dico, lo leggo e qual è gli scienziati? Sono i report IPCC". Nel 2007 sempre, due anni per salvare il mondo. Ovviamente dall'89 al 99 tutti sappiamo che l'abbiamo salvata la Terra, non lo so. Lo stesso nel 2009, lo stesso il Corriere della Sera il 5 maggio, cure per guarire la Terra, suggerite dagli scienziati. Sono otto anni, boh, nel 2012 e così via. Potrei continuare all'infinito e qui ho citato semplicemente i giornali più diffusi nel nostro paese, ma tutto ciò è accompagnato, c'è un mainstream che in qualche modo segue questa orma. Io rapidamente vi utilizzerò, nel giugno 2021 avete sentito tutti i telegiornali per circa una settimana hanno aperto con questa notizia che in Canada è stato registrata una temperatura di 50,6 gradi. Qualcuno di voi la ricorda? Probabilmente l'avete cancellata. Io ho parlato un mese dopo a degli architetti, parlando di un altro argomento, il ponte sullo stretto, e ho fatto questa domanda, e tutti ricordavano perfettamente questo elemento, che tutte le mattine, o anche la sera, aprivano con questo ragionamento. A Vancouver, 50,6 gradi a giugno, e io che cosa ho fatto sono andato a vedere se tutti hanno creduto a questa domanda, la maggior parte rispondeva sì, io credevo perché l'ha comunicato il telegiornale io ho scritto e ritirato sono dati pubblici all'aeroporto di Vancouver e mi hanno dati i dati della temperatura di tutto giugno, bene in questo periodo, vedete le minime erano intorno a 10 gradi eh? è stata di 29 gradi il massimo della temperatura a Vancouver, 29 gradi. Ho un amico che vive a Vancouver e l'ho pregato di eh, cercare di capire l'origine di questa notizia. E lui è andato perché c'era una stazione eh, diciamo, di misura, le stazioni di misura devono obbedire a delle regole molto ferree dal punto di vista eh, diciamo, meteorologico, devono essere posizionate a due metri d'altezza, sotto ci deve essere erba, non ci può essere e così via Questa, ora voglio dire noi sappiamo che una stazione di misura per esempio Roma ha meravigliosamente eh, un elenco di dati dal 1700, il collegio romano registra a Roma dal 1700 in poi tutti i dati della temperatura, della pioggia e così via, però nel 1700 l'area urbana di Roma era una certa, man mano che si è spa, ha inglobato alcune stazioni di misura che oggi sono vicino ai supermercati vicino all'uscita di un in qualche modo climatizzatore a Roma il collegio, gli eredi del collegio romano hanno provveduto a modificarli, a spostarli per renderli significativi perché devono obbedire a degli standard internazionali questo qui di Vancouver era su, sull'asfalto la formula 1 la seguite tutti, no? ci danno prima della, della partenza la temperatura dell'aria e la temperatura dell'asfalto per le gomme è importante per chi segue la Formula 1 bene, tra la temperatura dell'aria che è 32 gradi e la temperatura dell'asfalto ci sono 20-25-30 gradi di più sull'asfalto si riflettono 40-60-70 gradi lo stesso è successo lì che questa temperatura era vicina a questo supermercato l'hanno esaltata ma perché sono delinquenti, sono incapaci come mai? Qualche donna Bondio ha ritenuto, e siccome i donna Bondio sono tanti e tutti convergenti, c'è qualcosa di distorto che noi dovremmo attenzionarci, dovremmo domandarci perché accade tutto questo. Quindi vi suggerisco: qui avete il DOI, potete stamparvi da internet questo lavoro fatto da Lewandowski ed altri che parlano dei costi sociali della disinformazione. I costi, è un bellissimo lavoro fatto da certi sociologi, i costi sociali della disinformazione. Loro scrivono, è noto che l'esposizione ripetuta ad un'affermazione aumenta la sua accettazione come vera. Una possibile conseguenza di tale ripetizione è l'ignoranza pluralistica. È ovvio che una democrazia funzionante si basa su una popolazione istruita e ben informata. Se una maggioranza crede in qualcosa che è di fatto errata, la disinformazione può costituire la base per decisioni politiche e sociali che vanno contro il miglior interesse della società. È fondamentale questo assunto. Io ho presentato un libro a Roma di un autore che parlava di questi argomenti. Non era né un terrorista né un qualcosa, ma era un autorevole scienziato, professore emerito. Ebbene. È arrivate le truppe cammellate che hanno tentato di impedirci di parlare, è intervenuta la polizia perché cammellate. Le truppe cammellate sono è un noto diciamo eh, slogan, metafora del ventennio, che avendo eh, dire, le attività in, in Africa praticamente lì le truppe erano cammellate. I cavalli non cioè, una metafora, scusa. Eh, e allora sono arrivati e la, voi sapete che dentro la Sapienza c'è la questura, che quando ci sono convegni e sono persone. Questo professore Merit era anche parlamentare, quindi loro, quando c'è un personaggio pubblico, hanno il dovere di intervenire per garantirne l'incolumità. Ebbene, hanno preso tutte queste persone, li hanno allontanate, poi la, 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 il convegno si è tenuto. E poi è venuto il Questore per dirmi: Vuole sapere, professori chi sono? Che no, io non mi interessa. Non c'è né un studente, né un professore d'università, né un dipendente dell'università, da dove vengono? Chi l'ha mandati? Tra l'altro su alcuni giornali, non dico quali, era uscito in contemporanea e scritto in maniera prodromica che gli studenti hanno impedito alla sapienza di parlare ai negazionisti. Era scritto. Che era una bugia, perché realmente poi si è tenuto, per dirvi che c'è un concerto molto pericoloso, che indipendentemente da come la pensa, uno perché siamo in un regime di, 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 teoricamente di libertà, quindi ognuno ha il diritto dovere di dire ciò che pensa, ma anche il diritto dovere di mettere a confronto ciò che pensa e lasciare che gli altri esprimano il loro parere. E, rapidamente, come non va avanti? Sì, l'ho fatta, è andato. Per esempio, questa notizia non l'ha data mai nessuno: che il 3 gennaio 2020, in questa stazione meteorologica della Groenlandia, si è registrata la più bassa temperatura di sempre. Non vuol dire nulla. Ma sto semplicemente portando l'esempio che questa notizia non è stata portata, era interessante sapere che i 66 gradi sotto zero sono stati registrati il 3 gennaio 2020 in un certo stazione meteorologica della Groenlandia. Non è stata riportata. E invece parliamo direttamente di Peccei, che qui all'Accademia dei Lincei ha presentato la sua ipotesi dalla quale è scaturita poi. Eh, voglio dire, partendo da, da, da Thomas Malthus, ehm, una serie di ricerche e hanno interessato le MIT di Boston, eh, voglio dire, per fare queste ricerche e capire se la temperatura continuava ad aumentare, cosa succedeva al mondo, cosa succedeva alla popolazione, alla produzione agricola e così via. Eh, per cui è nata... The Limits of Growth, questo, questo lavoro che è stato una pubblicazione che credo abbia invaso il mondo, non c'è persona che non l'ha letta questa pubblicazione e che diceva che entro eh, una certa data se la popolazione continuava ad aumentare succedeva la catastrofe. Cioè il nostro pianeta non è in grado di sopportare una popolazione oltre i 3 miliardi di abitanti. Devo dire che il ministro dell'ambiente uscente, parlando agli studenti di Milano, ha detto la stessa cosa. Ha detto che il pianeta è stato progettato ha utilizzato questo termine, e gli ho fatto una domanda. Progettato per non più di 3 miliardi e mezzo di persone. Io vi ho detto se lui aveva parlato col progettista, il quale aveva. Voi sapete che quando si fa un progetto si determina la vita utile anche sulla base di dati reali. Come mai lui era a conoscenza di tutto questo? Adesso a parte la battuta. Voglio dire, eh, quindi vado avanti e vi faccio vedere solo questo. Questi sono dati. Dal 1945 al 2020. Il livello dei denutriti, fonte ONU, fonte FAO, nel mondo è passato dal 50% al circa il 9%. La popolazione è passata da 2,4 miliardi a 8 miliardi. Quindi il pianeta ha risposto in maniera eccellente perché se i denutriti sono passati dal 50%, al 9% significa. Questa curva l'ho messa io ed è qualitativa, ma sicuramente la costruirò molto meglio. E voglio dire, eh, la, 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 la produzione mondiale che, voglio dire, che consente di fare questo, e qui ho qualche dato, per esempio la produzione del mais. No? Andiamo a vedere cos'è accaduto dal 1000... 866 fino al 2010, questa rossa è la produzione del mais che è 18 volte a parità di superficie coltivata, non è che noi abbiamo avuto un altro pianeta a disposizione per coltivare il mais. Cosa è che ha portato questa efficienza? La capacità di coltura, la disponibilità di acqua, quando si parla che c'è siccità, è perché noi abbiamo bisogno di acqua. Prima l'acqua era libera e apparentemente non c'è non è vero che c'è siccità. Io ho pubblicato mille volte che l'Italia è il paese più piovoso d'Europa, d'accordo? Ma la distribuzione delle piogge per motivi climatici e quella: lo sappiamo che l'estate non piove e in certi periodi, per esempio in autunno o in primavera, piove di più. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo risposto a questa naturale predisposizione della nostra penisola abolendo dal 2000, dal 2000 ad oggi non abbiamo più costruito una diga è stata abolita per decreto per iniziativa dei soliti ignoti perché non si possono costruire diga la diga che fa? nel nostro paese che ha Diciamo la dorsale appenninica, oltre mille metri sul livello del mare, e il mare che sta a pochi chilometri. Costruire una diga a mille vedete significa invasare milioni di metri cubi d'acqua. Che nei periodi di grande piovosità evitano le piene, evitano i disastri, consentono di produrre energia idroelettrica e consentono di avere acqua per la nostra agricoltura per tutta l'estate. Oggi l'Emilia Romagna produce agricoltura perché dal Po attraverso un canale prende 5 metri cubi secondo d'acqua, poi il Po va in secca. E perché, ma perché queste cose non sono, non sono fatte in modo che la decisione politica sia coerente con la realtà fisica? Io questo dico, viene ignorato. Voglio dire, guardiamo le produzioni, come sono aumentate del mais, del grano, del riso, dell'orzo, della soia, del sorgo. Tutto questo ha dimostrato che l'ipotesi legittima, i limiti dello sviluppo del club di Roma era sbagliata, ma non c'è nulla di male, era legittima, io la riconosco. Io ho fatto questa pubblicazione, quest'anno da Linea Verde, che è un'associazione fondata da Peccei, mi ha conferito un premio nazionale per questa pubblicazione. Cioè, la verità non può essere taciuta. Voglio dire, noi non abbiamo nessun vantaggio e abbiamo il dovere come docenti universitari per tutto questo. Eh, finito, finito, finito. Giuro che ho finito. Questo Ti ascolteremo vedere... per tantissimo tempo però. No, abbiamo... voglio dire, questo premio Nobel, nella riunione dei premi Nobel del 65, vedete eh, sulla sinistra di Giver, che è premio Nobel del 75, che si è dimesso dall'Accademia americana, si è dimesso perché in disaccordo con l'Accademia che aveva sancito che il cambiamento climatico è ormai accertato che è opera dell'uomo, anche della donna però. Eh. Quindi, <ride> e, e quindi si è dimesso, lo ha seguito anche il nostro premio Nobel, come vedete, sulla destra, sulla sua sinistra, che ha poi eh, di fatto... E lui ha dichiarato, eh, Javert, che il riscaldamento globale è la più grande e riuscita frode pseudoscientifica che abbia mai visto, che visto nella mia lunga carriera di fisico. È una frode scientifica. Purtroppo io invito sempre... Coloro che pensano che sia vera, di venire a dimostrarlo nelle aule universitarie. Mi viene a spiegare il modello e io divento il tuo portaborse. Se tu mi convinci che il modello è corretto, non abbiamo nulla da difendere o da discutere. Io ho il dovere di dire che il modello che io esamino, e a Napoli c'avete il professor Scafetta, che è un'autorità mondiale della Federico II nel. Professor Scafetta, per quello che vale, nell'elenco di tutti i docenti della Federico II, tutti, di tutte le facoltà, è il numero 20 per dato bibliometrico. Quindi posso dire, doveva essere qui con noi, ma abita a Gaeta e non se l'è sentita di venire oggi. Quindi lo stesso ragionamento eh, lo ha fatto al Senato, questo è un video, Rubbia, dicendo le stesse cose. Non è stato minimamente, è un senatore a vita, premio Nobel per la fisica, non viene ascoltato. Va bene, le ipotesi del club di Roma sono finite, qui vi avevo fatto vedere, John Jim Hansen è stato il primo a presentare al Senato americano un modello di previsione di quelle che erano, voglio dire, le future in qualche modo evoluzioni del clima sulla base della presenza, perché non abbiamo mai parlato del, 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 dell'ospite sconosciuto che è la CO2. Loro dicono che le emissioni di CO2, la CO2 è un gas serra, è un gas serra che messo in atmosfera può produrre gas serra. Eh, Arrenius che nel 1880 aveva pubblicato questa cosa, dopo pochi anni l'ha corretta dicendo che si era sbagliato. Che sì, l'effetto c'era, ma era talmente modesto. Allora, rapidamente, perdonatemi questi altri due secondi, l'effetto Serra è prodotto fondamentalmente dal vapore d'acqua, che, che è grossomodo oscillante tra il 20 e l'80% sull'atmosfera, e questo consente alla Terra di avere una temperatura accettabile. Senza gas Serra la temperatura eh, fissa sulla Terra sarebbe media meno 18 gradi senza gas serra quindi sarebbe eh, incapace di ma con picchi di meno 180 gradi in ogni caso la eh, gas serra che dovrebbe modificare questo è dal 1880 l'introduzione antropica della CO2 dovuta ai combustibili fossili è di 100 parti per milione se voi prendete i metri cubi che c'è qua dentro e prendiamo 100 parti di questi metri cubi Voglio dire, è la quantità di CO2 che produce una candelina di compleanno che noi bruciamo. Se io metto una candelina, la burgio in 160 anni, però la devo bruciare quella mi produce questa CO2. Se qualcuno è preoccupato di questa, me lo dovrebbe pensare perché se noi andiamo a vedere 100 parti per milione, sono un decimillesimo, uno su 10.000, cioè. 0,001% rispetto al 30%, questo dovrebbe produrre, secondo i modelli più accreditati, questo è vero che produce qualche centesimo di grado di aumento di temperatura. Ma noi sappiamo che la temperatura, ecco, faccio vedere questo. Queste erano le previsioni. Ho finito. Sì, rapidamente. Queste sono le previsioni. Questo è l'andamento reale della temperatura perché quando fanno le previsioni come l'ha fatta eh, Repubblica nel 1989 e poi il 99 arriva, arriva il 2000, arriva il 2020 e la temperatura reale è stata questa e questa secondo loro doveva essere la temperatura avendo annullato la CO2. La CO2 è decuplicata dall'epoca, noi continuiamo a produrla e la CO2 è il gas della vita, senza CO2 noi non viviamo. Il meraviglioso processo che abbiamo dentro di noi, respirando ossigeno e producendo CO2, ognuno di voi produce un chilogrammo giorno di CO2, kilo, 8 miliardi di persone producono 8 miliardi di CO2, che il mare fagocita perché ha fame di CO2, le piante fagocitano, crescono. Io non devo piantare piante come fanno alcuni per sottrarre la CO2. È lo stesso che io voglio che persone si, si moltiplicano perché devono consumare carne. No, è la carne che fa crescere le persone. La devo fornire se voglio che le persone vivano e così via. Scusate la mia passione. Qui ci sono dei dati, uno ve la devo dire. La mummia di Similaun, va bene? L'hanno trovata, come sapete, sopra Trento a 3500 metri. Come mai si è mummificata? Mummificarsi non significa essere protetta nel ghiaccio, perché si congela nel ghiaccio. La, mumma si, la mummia si forma, il processo di mummificazione si forma in condizioni asciutte, fresche e ventilate. All'epoca i nostri amici eh, glaciologi eh, europei hanno pubblicato che 5000 anni fa i ghiacciai alpini erano spariti. Quindi sopra Trento non c'era il ghiacciaio. Quest'uomo è stato ucciso ed è rimasto lì per mille anni. Quando poi è tornato il ghiacciaio, vedete nella successiva fase fredda: vedete qui? Qui era, sì, Milano, era un periodo caldo, poi è finita, poi è ristornato caldo: perché qui? Perché vedete dove c'è il più grande ghiacciaio italiano, hanno trovato un tronco, c'era un bosco all'epoca faceva caldo, gli acciai si erano ritirati, il fatto che adesso gli acciai si ritirino è perché è aumentata la temperatura, il problema non è che aumenta la temperatura, perché aumenta? Aumenta per cicli naturali diciamo noi, per cicli antropici dicono loro, basta provarlo tutto questo, andiamo avanti, eh, ho finito, ecco per esempio questa campagna oceanografica ha dimostrato con i dati che il Mediterraneo l'acqua era più calda di due gradi rispetto a oggi, dati. Col guscio si misura il rapporto magnesio-calcio del guscio di certi foraminiferi che vivono in mare e si ha il dato preciso della temperatura. Non sono ipotesi queste, sono dati. Allora noi vorremmo che le ipotesi tenessero conto di questi dati. Solo questo chiediamo noi. Andiamo avanti, rapidamente. Io volevo parlare qui. Si è scoperto che sotto eh, la, la coltre artica, vedete la Groenlandia, hanno dovuto costruire un sottomarino In particolare. C'è un vulcano attivo che è terribile qua sotto. Quindi i ghiacci dell'Artide dell si stanno sciogliendo proprio per questo. Vedete cosa vivono qua dentro? Hanno trovato i gamberetti che vivono sotto l'oceano perché c'è un'attività idrotermale importantissima. C'è un vulcano di 4000 metri là sotto. Ricordiamoci che sotto la Groenlandia arriva la, eh, la, 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 la faglia medioceanica che sta aprendo eh, cose che si conoscono queste sono le variazioni del livello del mare che ci hanno propinato, cioè 6 metri nel 77, nell'85 l'hanno ridotta a 1,4, nel 90 0,3, sempre loro lo dicono, l'IPCC, nel 95 a 0,2, 0,17, man mano che si avvicina il tempo la riducono perché non avvengono. Io scusatemi, e poi rapidamente volevo dirvi di questo volume, mi sono permesso rapidamente di concordare con Rubettino l'editore che chi scrive sul eh, sito di Rubettino e inserisce, un, inserisce questo, vedete, Clima 22, diciamo una password. Avrà uno sconto di circa il 20% se lo vuole comprare. Tutte le persone che, che scrivono ricercamento oh, indicando il titolo del volume o l'autore, in qualche modo possono acquistarlo col 5% più il 15%. Dovete fare un po' di passaggi nel sito che non è semplice, però vi arrangiate. Insomma, Grazie. però potete avere questo. Scusate per l'allungamento. Grazie molte. Grazie veramente per questo splendido intervento che ci mette di fronte al, al, non solo alla metodologia della scienza, ma anche di fronte alla metodologia del potere, perché poi alla fine non si capisce realmente chi è l'autore di queste notizie che vengono messe in giro. Il giornalista dice io lo apprendo dagli scienziati, gli scienziati non sono affatto d'accordo, però alla fine chi possiede veramente la scienza è zittito. Alla fine a parlare sono quelli che non hanno il diciamo così il, il potere di parlare, quelli che non hanno la conoscenza. E devo dire una cosa: eh, che, mh, una cosa anche banale, ma che vi, ci viene insegnata dalla storia. Ma se, non, se al tempo degli antichi romani non avesse fatto più caldo di oggi, Annibale con i suoi cartaginesi non avrebbero mai potuto attraversare le Alpi piene di neve e di ghiaccio. C'era sì del freddo e della neve, ma non era così come era oggi. Quindi già al tempo dei romani non c'era ghiaccio. E poi vi dico anche un'altra cosa che vi sembrerà strana, ma la Groenlandia... Si chiama Groenlandia, da Grunland, Terra Verde. Quindi al tempo dei vichinghi, quando i vichinghi la nominarono, in realtà non aveva ghiacci. Quindi, tutto questo pianto greco per cui la Groenlandia sta perdendo i ghiacci, la terra sta morendo, eccetera. Cioè, in realtà non tiene conto anche di una verità storica banale. Che, che leggiamo sui libri. Di se, ringrazio... se posso interromperti, è perché nel 400 d.C dopo il caldo romano è arrivata la botta di freddo, la piccola per... di no, piccola guerra cruciale e nel 1700 è venuta dove si, si pattinava a Venezia sulla laguna. E, no, e, e, i, i vichinghi dovendo abbandonare la Groenlandia si sono riversati nel esatto, sud Europa. Esatto. Grazie, grazie ancora ad Alberto Prestininzi per la sua splendida, il tuo splendido contributo. Grazie. Allora, adesso vorrei chiamare qui alla, alla cattedra Marco Signore. C'è una domanda? Per, o magari qualcuno... Magari se c'è una domanda la facciamo, però le altre magari alla fine, perché... Ok, allora... Però deve venire qui perché ha bisogno di... Altrimenti non si perde la registrazione. Eh, vabbè, un'altra volta ci interrogerà. Sì, prego, prego. Forse eh, questo funziona. Buongiorno a tutti, sono Paolo Borzacchiello, sono un ricercatore autodidatta, volevo fare una domanda. Dal metodo il me... è il metodo che conta. Sì, un po' più forte. È il metodo che conta, sono perfettamente d'accordo. Dalla ipotesi e l'ipotesi è qualcosa di importante. Volevo chiedere proprio al cattedratico, proprio come, come fatto nell'ambito della cattedra anche di tutti quanti i fisici in questo momento: ipotesi relativi a quello che sempre rappresenta, anche per i fisici, il 93% della materia oscura. Ipotesi di questo campo quali sono? Perché. C'è un fenomeno, ed io personalmente l'ho intuito questo fenomeno: se io batto il piede qui e c'è un osservatore lontano che può osservare questo mio battito del piede e quello che può succedere a miliardi e miliardi e miliardi di chilometri di distanza, questo battito del mio piede ha una risonanza a miliardi e miliardi di distanza. Anche per un geologo, se non ipotizza cosa c'è sotto a tutto quello che è la realtà, come fa a determinare qualche cosa che succederà? Ci sono delle successioni matematiche? Oggi... Una domanda precisa, perché, domanda. perché abbiamo tempo... Ecco, la tempo. domanda mia è... Quale ipotesi nel campo cattedrale fisico sono relative a questo 93% della materia oscura? Grazie. Io non sono un fisico e lei mi onora facendomi questa domanda, ma io non sono in grado di rispondere. Bisognerebbe chiamare un fisico, ecco per esempio eh, Roberto Germano. Potrebbe. Maga magari c'è. Oh, eh, niente, eh, quando Albert Einstein ha detto che i fenomeni che succedevano a distanza. Non erano, tra virgolette, contemporanei che avvenivano, voglio dire, tirando giù la teoria della relatività, è stato crocifisso dall'Accademia. E però lui l'ha detto, e nel tempo. Eh, probabilmente lei fa una domanda che oggi. Non siamo forse maturi, ma io non sono autorizzato e autorevolmente idoneo a rispondere a questa sua domanda. Non siamo ancora maturi per rispondere, ma certamente lei pone una domanda importante. Che voglio dire, il divenire della ricerca potrà sicuramente rispondere. Fatto sta che oggi noi, di fronte ad un'ipotesi legittima, ripeto, abbiamo il dovere a chi immagina che questa ipotesi possa essere assunta, valida per decisioni politiche, questo è il punto. Noi non vogliamo assolutamente interrompere coloro che studiano e fanno ipotesi, assolutamente. La morte della scienza sarebbe questa. Noi diciamo che se il politico deve assumere delle decisioni che hanno conseguenze economiche fondamentali, Oggi il mondo si sta impoverendo perché l'Unione Europea ha in qualche modo ipotizzato che deve spendere 3 trilioni di euro, io ogni volta che scrivo un trilione di euro ho bisogno di scrivere con la penna perché vengo dalle vecchie lire, ho difficoltà a immaginare questa montagna di soldi, un mucchietto di un miliardo moltiplicato per un altro miliardo per fare un trilione, per farne due ce ne vogliono ancora di più e tre ancora. Che li dobbiamo pagare noi? L'aumento dell'energia che noi oggi stiamo constatando con le nostre tasche e le nostre famiglie, soprattutto le persone più, meno, che hanno meno disponibilità, deriva da tutto questo? Nel libro c'è un professore merito di energetica, il professor Pedrocchi del Politecnico di Milano che scrive di questo. E lo documenta perché ognuno qua dentro ha scritto e si è cimentato sulla base di quello che ha studiato. Altro elemento che noi non abbiamo detto che è il clima è una delle cose più complesse che esistono perché è formata da almeno dieci discipline. Quindi, tornando a quello che diceva il professor Germano, questa specializzazione tende ad allontanarli. Chi vuole? Semplificarle con una battuta in televisione, e noi ne troviamo tanti, tutti a buon mercato. Li presenta la Rai, c'è uno simpaticissimo col cravattino, con la R. Moshe che va girando e dice tante di quelle corbellerie. Che però li ascoltano milioni di italiani. Queste cose, milioni, e allora noi dobbiamo accendere un semaforo e, in qualche modo, ascoltare quelli che ne sanno più di noi. La vera scienza, il vero metodo, questa è la cosa fondamentale. Grazie veramente per questo contributo, grazie. Um, Marco Signore. Una, mentre si, uh, si avvicina alla sua postazione vorrei dire qualche parola di presentazione uh, su Marco Signore, che è un tecnologo e un public engagement presso il Dipartimento di Conservazione Animali Marini del Museo Darwin Dorn di Napoli, laureato in paleontologia dei vertebrati alla Federico II di Napoli. Ha un, un dottorato in paleobiologia e tafonomia presso l'Università di Bristol del, eh, appunto del, del Regno Unito. I suoi campi principali d'azione sono la comunicazione, con particolare attenzione quindi alla comunicazione scientifica, la museologia e la ricerca nella paleobiologia e tafonomia dei vertebrati in ambiente marino. Con oltre 25 anni di esperienza in Italia e all'estero, uh, da alcuni anni fa parte del team del Museo Darwin-Dorna della Stazione Zoologica, con un focus sulla progettazione dei contenuti, dei percorsi, delle mostre. Quindi, si occupa uh, di comunicazione, di queste, quindi è un comunicatore delle, delle scienze. E, e scrive come redattore fisso per Sapere Scienza nel formato digitale e cartaceo e per la rivista Io Gioco e collabora con diverse altre riviste e siti web. Quindi un grande informatore, grande comunicatore che ci riferirà oggi della, eh, su Mostri o prodigi, Vita negli abissi? Grazie, la parola a Maria. Iniziamo con il mostro più famoso in assoluto della storia dei mari, che è il Kraken. E ho voluto farvi vedere una scena dei Pirati dei Caraibi, nonostante io quel film non lo apprezzi molto perché a me esiste solo il primo, eh, però qua si vede bene tutta la potenza di questa creatura che è stata inventata nel Nord Europa e poi è passata per qualche motivo non conosciuto ai Caraibi. Eh, il kraken è immaginato come una creatura piuttosto grande e di fatto le descrizioni del kraken non esistono, se non per parlare di mostri isola, per parlare di creature tentacolate o meno. Kraken, la stessa etimologia dei problemi dal punto di vista linguistico, potrebbe voler significare albero per esempio o scala o una serie di altre cose, eh, ma di fatto il mare è pieno di creature che possiamo definire, potremmo definire mostri e che io personalmente ovviamente non definirei tali. Eh, perché? Perché la vita sulla Terra, nei suoi ormai dobbiamo dire 3 miliardi e mezzo di esistenza, viste le ultime scoperte, ma soprattutto negli ultimi quasi 600 milioni di anni, ha deciso, tra virgolette, la vita non ha una coscienza, forse, di espandersi per adattarsi agli ambienti. E gli oceani hanno una quantità di sfide che noi possiamo solo lontanamente immaginare, questo della foto esiste veramente, magnapinna, ed è un calamaro piuttosto particolare. E io nella mia, nel museo di Darwin Dorn, nella stazione zoologica, mi occupo di divulgazione della scienza, ma mi occupo pure di paleontologia, nasco come paleontologo dei vertebrati, e adesso ho la fortuna di tornare a studiare le faune iniziali, quelle del Cambriano, ci sono bestie con cinque occhi, bestie con eh, dei gusci strani che sembravano non riconducibili a nulla di conosciuto, in realtà sono riconducibili. E la, il mio lavoro è anche quello di raccontare quello che noi studiamo. L'ambiente oceanico, ma anche quello marino, basta che andate all'acquario di Napoli, eh, le prime vasche sono una discesa dalla costa fino agli abissi. E forse non sapete che esattamente di fronte alla Villa Comunale c'è un canyon che arriva a 1300 metri di profondità, del tutto inesplorato, tranne i primi 300 metri. Quindi ci sono delle sorprese là sotto? Sì. E, fin dalla superficie, a parte il plankton, già nei primi metri trovate degli organismi assurdi come questo? Che è un verme predatore che gli inglesi chiamano Bobbit Worm. Se vi ricordate la storia di Bobbit, non c'è bisogno che ve la spieghi, se no, vi dico solo che taglia, anche piuttosto velocemente. Ma ci sono molte creature assurde, anche fra i pesci: Pesce luna. È una creatura veramente incredibile, un mostro, se volete, ha, peraltro raggiunge dimensioni considerevoli, e ha un meccanismo particolare di raffreddamento degli occhi e del cervello, per quando scende, di riscaldamento per quando scende in profondità a cacciare. In genere loro non vivono in superficie, anche se noi li vediamo in superficie. Eh, un altro di questi mostri strani è questo. Credo sia l'unico animale col teschio trasparente. Quello che vedete è il suo cranio e quei cosi verdi sono la parte superiore degli occhi. Lui li può ruotare in verticale e in orizzontale per cercare le prede. Ed è l'unico animale, a mia conoscenza, che ha una testa del tutto trasparente. Dovrebbero farla pure per gli esseri umani per vedere quello che. C'è dentro, eh, e questo è il mio preferito, questo animaletto ha una storia molto triste perché è una bestiola grande così, il suo nome è Vampiroteutis Infernalis, il calamaro vampiro dall'inferno, è assolutamente innocuo, eh, vi dirò di più, non mangia organismi vivi anche se c'è una pubblicazione che dice che cattura dei gamberetti, eh, se vedete in alto nella foto c'è quel filamento che sembra una treccia sottilissima, lui con quelli raccoglie quella che si chiama neve marina. Prima avete sentito che l'oceano ingloba CO2, la neve marina è il meccanismo per cui ingloba CO2. Questi mangiano neve marina, ma non so perché l'abbiano chiamato calamaro vampiro dagli abis, però in realtà è assolutamente innocuo, ma è un organismo molto particolare, è l'unico del suo gruppo, del suo ordine. È una via di mezzo fra un polpo e un calamaro ed è veramente un animale delizioso. Peraltro, quando deve difendersi, perché ovviamente tu scendendo con questi sommergibili filo guidati che si chiamano ROV, lo disturbi, magari dai pure fastidio. E lui si apre, si gonfia tipo pallone, mette quei cirri, quelle spine che vede, e poi sono morbide e, e diventa un pallone così gli altri non possono inghiottirlo. Se proprio la vede male, eh, ti cosparge di muco bioluminescente per cui tu diventi viscido e visibile, quindi lui se ne va e tu resti visibile come predatore, è un sistema difensivo particolare, ma non è il più particolare. E questa è un'altra cosa strana, lo squalo goblin, innanzitutto è l'unico squalo rosa del pianeta, rosa perché ha la pelle trasparente, e in secondo luogo ha questo sistema, eh, vedete, eh, ha questa specie di corno davanti, in realtà la, la squalo goblin è una traduzione sbagliata eh, di del nome giapponese che è squalo yokai, che non è esattamente goblin. Yokai è un altro tipo di spiriti nella mitologia giapponese. Ma la cosa assurda di questo animale è che è il morso più veloce fra gli squali. Proietta entrambe le mandibole, in, prim in primo luogo, entrambe le mascelle, in primo luogo la mandibola che va avanti, sale, si apre e richiude un'altra volta. Tutto nello stesso attacco. È molto molto rapido perché a quelle profondità. Trovare cibo è una scommessa e non solo trovare cibo, come vedremo fra poco. Questo ha, il pesce vipera che vive. Questa foto è meravigliosa, l'abbiamo usata per fare il poster di Halloween al museo. Ehm, Questo animale è grande così, 12 cm. Ha un sistema, lo vedete in basso nella foto, un sistema di luci ventrali. Quindi, se lo guardi dall'alto, lui accende le luci e si confonde con la luminosità che scende dall'alto. Un parente suo non solo ha dei fari qua sotto rossi, il rosso sotto, eh, negli abissi non si vede, quindi lui vede la luce, gli altri non lo vedono. Ma i suoi denti sono trasparenti e non riflettono la luce. E siccome sono, come vedete, piuttosto cospicui, quando lui avanza nel mare per cercare prede, eh, gli altri non vedono il riflesso della bioluminescenza sui denti. Quindi lui può attaccare, mangiare. Peraltro, gli stomaci di questi animali sono espandibili, quindi lui può mangiare prede più grosse di lui. Ci mette un po' a digerirle come quando io mangio la pizza. Però il punto è che lui è adattato a vivere in un ambiente in cui le risorse sono poche. E scendendo giù troviamo un altro animale particolare: Melano Cetus John um, Questo animale che viene chiamato il diavolo nero, tutti questi noi pittoreschi, tutti gli animali piccolissimi, peraltro. Uh, questo animale è particolare, io vi posso dire che lui, senza conoscere l'autore della foto, questa è una femmina. Lo so perché i maschi di questi gruppi sono parassiti, come gli umani. Ehm, I maschi si attaccano alle femmine, come gli umani, diventano parte integrante del corpo della femmina, eccetto per, per gli apparati riproduttivi. Per cui la femmina si porta presso in genere due o tre maschi come gli umani, due o tre maschi, in modo che può cambiare il patrimonio genetico all'occorrenza e soprattutto può evitare di sbagliare e mangiarsi un maschio quando lo incontra, cosa che invece i ragni fanno normalmente. Anche gli scorpioni. E questa è una delle mie passioni, questa è la stigio medusa. Gli americani la chiamano medusa fantasma. E non è una medusa come quelle che conoscete voi, a parte che non si vede qua, ma è arancione, è perfetta per Halloween, pure questa. Eh, ma non è coperta di nematocesti. Quando voi toccate una medusa, perché siete voi che toccate le meduse, non sono loro che vengono a cercarvi, eh, la medusa è costretta a spararvi addosso degli arpioni velenosi. Questi appioni velenosi provocano irritazione. Nelle meduse mediterranee, con un'eccezione, le irritazioni sono dolorose, lo so per esperienza, ma non sono assolutamente mortali. L'unica eccezione potrebbe essere la caravella portoghese, che peraltro non è una medusa, ma è una colonia. E questa qua invece non ce l'ha queste cellule velenose. Ha i tentacoli adesivi, li avvolge attorno alla preda, li tira su e mangia. E di questo animale purtroppo si conosce poco, come quasi tutti gli animali abissali, perché noi là sotto non ci arriviamo e va detto che fino all'Ottocento si pensava che non ci fosse vita negli abissi. In realtà c'è. Ed è pure assolutamente meravigliosa. E adesso, eh, se il video parte, e eh, non lo so se parte, si sì è partito, vi faccio vedere l'avvicinamento di un rov, quello che vedete a destra dello schermo in basso è il braccio del rov che serve a manipolare gli oggetti. E in genere questi hanno anche un sistema di puntamento laser per dimensionare gli oggetti, due punti laser distanti 10 cm. Ma volevo far vedere l'avvicinamento a questa cosa. Che cos'è questa cosa? È una sorgente idrotermale profonda. Quando, per la prima volta negli anni '70, il primo sommergibile guidato da una donna, peraltro, Cindy Lee Van Dover, si chiama, che ha sacrificato tutto per diventare il primo pilota della marina statunitense di sommergibili. Si avvicinò a questi sistemi idrotermali. Si pensava che questi sistemi fossero privi di vita. In realtà no, in realtà gli scienziati scoprirono una quantità di forme di vita incredibile, assurda. Questo è un esempio: Riftia. Questo verme non ha un nome italiano usato comunemente. Si chiama Riftia perché le zone eh, vulcaniche di quel tipo si chiamano rifts e quello di Pacific Rim, per intenderci. Se qualcuno ha visto il film, la cosa da dove escono i mostri è un rift. E queste creature che arrivano a due metri di lunghezza, più alte di me, hanno questi tubi bianchi, questo ciuffo branchiale rosso, rosso per l'emoglobina, per il sangue, perché ci respirano, non hanno apparato digerente, perché non ne hanno bisogno. Questi animali funzionano a batteria, perché hanno i batteri, questo è un gioco di parole orribile, ma è la verità, hanno batteri nel loro corpo che utilizzano lo zolfo delle, uh, delle zone circostanti, quindi delle fumarole, e forniscono energia all'animale. L'animale in cambio li protegge e non l'hanno fatto solo loro. Molti degli animali che vivono attorno a queste sorgenti idrotermali profonde vivono in questo modo, a batteria, con i batteri. Ribadisco, è uno dei giochi di parole più brutti che si è riuscito a immaginare, ma è la realtà esistono delle grosse vongole che fanno lo stesso esistono dei gamberetti Remicaris che sono assolutamente ciechi alla luce normale ma che riescono a vedere eh, si vede con quelle due macchie quasi luminose sopra sul torace riescono a percepire la luce emessa dal calore di queste sorgenti e sciamano attorno a queste sorgenti non mangiano come tutti i gamberi, ma hanno i batteri all'interno del corpo. Hanno addirittura batteri divisi per sezioni del corpo, li stanno ancora studiando, perché ogni sezione ha i suoi batteri che fanno una determinata cosa. Quando vanno in crisi e la sorgente si spegne perché queste cose si spengono e si spostano, gli animali fermi muoiono, questi cominciano a diventare predatori. E qualche giorno fa parlavo al Museo Archeologico Nazionale dell'idea dell di animali buoni e cattivi: non esistono animali buoni e cattivi, esistono predatori. Prede, ma uh, definire animali del tutto carnivori, del tutto erbivori, è più l'eccezione che la norma. Questo è un. Noi lo chiamiamo chemiotrofico, anzi chemiosimbionte, perché vive in simbiosi con batteri che utilizzano la chimica per nutrirsi, ma se deve arrivare, come si dice, ai ferri corti, preda. Si mangiano pure fra di loro, come parecchi altri animali. E questo è un video dell'acquario di Monterey Bay, che è una delle più grandi stazioni di ricerca di biologia marina. E volevo farvelo vedere perché è l'unico che abbia trovato che vi fa vedere questo capolavoro. Che sembra un'astronave. Questi si chiamano ctenofori, erano considerati insieme alle meduse, adesso sono considerati un gruppo a parte. Forse sono fra i primi organismi comparsi sulla Terra. Forse. Però la cosa più bella che hanno è queste strutture iridescenti, che in realtà sono batterie di remi, che riflettono la luce man mano che si muovono e spingono l'organismo in mare. Questo in particolare, l'Ambogtex Current non ha un nome italiano, è rosso perché in profondità il rosso non si vede. Quindi questo è del tutto invisibile. Voi direte come hanno fatto a riprendere? I ROV hanno le luci. È anche un disturbo notevole per l'ecosistema, però sono assolutamente incredibili. E mi faceva piacere farvelo vedere perché veramente. Noi ce li abbiamo, non credo il lampopteris, ma ne abbiamo alcuni di superficie che sono pure luminosi durante la notte. Solo che ormai sono diventati piuttosto rari per tutta una serie di ragioni. Però è fantastico, quindi gli organismi del mare sono. Da considerare mostri. Dal punto di vista strettamente eh, legato al termine. Forse. Però voi mi direte, abbiamo parlato del Kraken. E sto Kraken, che dobbiamo fare? Esistono due candidati possibili per il Kraken. Enter Octopus D'Oflaini, il polpo gigante del Pacifico. Che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo. E quando me l'hanno messo davanti ho detto voi siete pazzi una bestia di 4 metri e mezzo, io non mi ci avvicino. E invece è una cosa dolcissima, è un gatto praticamente. Ti riconosce pure, ti viene a salutare il giorno, cioè nel giorno dopo, lui mi riconobbe, lui ti riconosce chimicamente, oltre che visivamente. È un colosso, come vedete dall'immagine. Ripeto, 4 metri e mezzo di bestia Potrebbe essere un candidato per il Kraken. Vive nel Pacifico. Gli scandinavi nel Pacifico non ci sono arrivati. Fino adesso sono arrivati nel Canada, non lo so se sono arrivati più giù. C'è una cosa interessante su Quetzalcoatl, eh, che secondo i fantastorici potrebbe rappresentare un vichingo arrivato in Messico, perché lui ha i capelli rossi e è legato al sole alto, all'armatura di ferro, cosa che per, eh, i latinoamericani, cioè per i mesoamericani era improbabile, che somiglierebbe alla ricostruzione di un vichingo, però non stiamo qua a parlare di storia dei vichinghi, quindi passiamo oltre, anche se mi piacerebbe molto. L'altro architeutis in realtà ce n'è uno più grosso di architeutis eh, mesonicoteutis hamiltoni che è una bestia di 15 metri un calamaro di 15 metri eh, i calamari forse non lo sapete ma li avrete mangiati sicuramente eh. Eh, nelle ventose hanno degli uncini mesonicoteutis ce l'ha grosso quanto la mia mano allargata quando cattura le prede lui arpiona le prede le aggancia e le trascina non è come il polpo che le eh, blocca tipo come ventosa Uh, il problema di questi animali è che vivono in, uh, negli abissi e noi abbiamo avuto le foto della luna nel 1969, la prima immagine di un Architeutis vivo è degli anni 2000 ed è tuttora una delle due sequenze esistenti. Architeutis è molto molto schivo, si trova solo morto o morente o nello stomaco di capodogli perché pare che sia piuttosto buono. C'è un biologo marino che ha provato a, a cucinarlo quando ha preso il dottorato, ha fatto questo barbecue sulla spiaggia con... Um, con un pezzo di archideotis e gli invitati hanno avuto problemi perché in pratica questa è ammoniaca concentrata. Lui usa l'ammoniaca per galleggiare. Quindi fa schifo sostanzialmente. Mangiarlo, non è il top. Ma questo potrebbe essere un uh, più probabile candidato del, per il Kraken, che è descritto nel Settecento da un vescovo norvegese, se ricordo bene, Montoppidon. E quindi è possibile che si riferisse a quando questi animali, ma non ce ne sono, ce ne sono anche di un po' più piccoli. Eh. Ne abbiamo uno nel Mediterraneo che arriva a due metri e qualcosa, e c'è stato qualche decennio fa, credo negli anni '90, questa storia di questa palla di gelatina nel mare di Capri, eh, che era grossa quanto un uomo, eccetera. Sono le teche in cui questo tipo di calamari, e solo lui, depone le uova. E sono queste palle di gelatina enormi. E ce n'è uno conservato al Museo di Zoologia, che è alto quasi quanto me. E sono bellissimi da vivi, perché sono blu, elettrico e volano. E sono gli unici animali marini che volano, non planano. Volare significa vedere dove parto, vedere dove voglio andare, manovrare, atterrare dove voglio. Loro lo fanno: sono spettacolari. Ma io sono di parte, quindi eh, vorrei lasciarvi con questo concetto del mostro. Charles Darwin, quando scrisse On the Origin of Species. Chiude il libro. Uh, non so se lo sapete, Darwin nel libro non scrive mai evoluzione. L'unico punto in cui lui scrive evoluzione è l'ultima parola del libro. Endless forms most beautiful and most marvelous have been and are being evolved. Il libro finisce con evolved. Ed è l'unico caso in cui c'è scritto evolve nel libro di Darwin. Però in italiano uh, infinite bellissime forme si sono evolute e si stanno evolvendo. Rende più l'idea. Non esistono mostri in natura, esistono solo cose meravigliose, adattate perfettamente all'ambiente in cui devono vivere. Grazie. Grazie davvero a Marco Signore che ci ha mostrato che cos'è il monstrum in senso appunto de, della Vox Media, quindi qualcosa non di mostruoso come l'intendiamo li noi, ma come qualcosa di... Eh, di um, perché sennò fuori, fuori campo. Un po' più a destra, sì, <ride> grazie. Non ci perdono molto però. Ok. No, no, no. Eh, quindi ci ha, eh, ci ha mostrato ecco, che cos'è un, un monstrum nel senso di qualcosa di, di prodigioso, qualcosa che sembra al di là del naturale, ma la natura stupisce se stessa sempre. Quindi queste creature ci mostrano, ci mostrano che cosa sia un monstrum, cioè cosa è, è il prodigio, cosa è qualcosa di inaspettato, qualcosa che non ci aspetteremmo e che attraverso la ricerca, attraverso lo studio... Ci, eh, ci, ci, ci fa sognare, è notevole quello che ha detto. Magari arrivano le foto dalla Luna, ma non eh, dalla stessa Terra. Quindi, tutto sommato, beh, al di là delle polemiche, se siano vere o false, non ci entriamo. Ma eh, sarebbe opportuno studiare più il nostro mondo, cioè, eh, approfondire Magari anche, anche cioè, sì, insomma, partire da, da dove siamo prima di andare dove vorremmo arrivare. Eh, qualche domanda da parte del pubblico? Sì, c'è Roberto Germano, prego. Innanzitutto, complimenti, grazie moltissimo. Volevo sapere se potevi spiegarci qualcosa sulla neve, quella che tu hai chiamato neve marina. Ah. E, <coughs> giusto per commentare un po' meglio, sì, approfitto per fare pubblicità al mio museo, abbiamo una sala dedicata alla neve marina. Eh, che cos'è la neve marina? Quando vedete i filmati, eh, i documentari che parlano di mare, vedete che c'è continuamente questa sorta di nevicata. Eh, alcuni di noi la chiamano poeticamente Nea Marina, in realtà è, è pezzi di cadavere, agglomerati di batterie, è lo schifo più totale che però, che però fornisce alimentazione ai, agli abissi. Negli abissi la luce non arriva e non ci sono piante, gli animali che vivono là si dividono in predatori e scavenger, vabbè, cioè quelli che mangiano tutto quello che trovano, e i filtratori, quelli che raccolgono. Il cibo dalla colonna d'acqua. La neve marina sono tutti questi pezzi di roba che cadono da sopra e vanno da pochissimi millimetri fino a dimensioni colossali come i cadaveri delle balene. È sempre nel nostro museo c'è cioè l'unico diorama al mondo di, un, di cosa succede al cadavere di una balena dopo che è morta. E questi fiocchi di neve marina attivano, a parte che sono delle trappole per l'anidride carbonica, sono i veri sink di anidride carbonica, i pozzi di anidride carbonica che funzionano negli oceani. Ma forniscono cibo a una quantità di organismi incredibile. Noi degli abissi conosciamo, credo, intorno al 7-8%. Non sappiamo molte specie cosa sono, però ogni tanto vediamo delle cose. Eh, questo non c'entra né col riscaldamento, né quindi, ma con l'inquinamento. Vediamo le lattine di Coca-Cola a 2400 metri di profondità. Eh, è normale, è normale l'antropizzazione. Però il punto è che gli organismi là sotto si adattano a mangiare letteralmente quello che possono, e non solo quelli sotto e in uno squalo tigre hanno trovato un'armatura del 600, mangiano quello che capita. Quindi la neve marina è un insieme di tutto quello che cade dall'alto ed è una delle ragioni per cui esistono forme di vita negli abissi. Grazie, c'è ancora qualche domanda, brevissima. Sì, ok, grazie. Domanda precisa. Molto breve, eh, negli abissi non c'è luce, alcune specie che ci hai fatto vedere sono gli occhi. Hai parlato che quello con gli occhi rossi è visto non è vis eh, ma non è vede ma non è visto e volevo capire questa cosa. Poi ci sono anche le meduse che non hanno occhi, quindi come capire il fatto degli occhi l'evoluzione di questa cosa. E poi anche un accenno su questo abisso che abbiamo davanti, questa falda che abbiamo qua, eh? questo canyon che abbiamo qua. Allora, parto dalla più facile, cioè il canyon. <ride> eh, esistono due canyon nel Golfo di Napoli, il Magnachi e il Dorn. Il Dorn è diviso in due rami ed è davanti a Mergellina, il Magnachi è spostato verso Pozzuoli. Sono due canyon che arrivano a quasi 1300 metri di profondità, non abbiamo idea di che ci sta sotto. Abbiamo fatto una discesa con un ROV negli anni '90, e è uscita una bestia che non doveva starci là sotto, una specie di, no, di, di ostrica. Eh, abbastanza vicino, eh, diciamo dove passano gli scafi, quando cominciano ad allontanarsi per ischia, ed è lunghissimo. Eh, il problema è che non abbiamo idea di cosa ci sia, stiamo iniziando adesso a investigare, per adesso con quelli che chiamiamo lander cioè essenzialmente una piattaforma con una videocamera e del, del cibo la lasci cadere si pianta sul fondo, fare riprese temporizzate, ogni tanto qualche pescatore se la porta e non la trovi più però <ride> sono incidenti che capitano e da quelli abbiamo visto un po' le forme di vita che ci sono ma fino a 300 metri, sotto non siamo mai scesi e che ci porta alla questione luce, quando si sono per la prima volta immersi negli abissi con questi sommergibili eh, pilotati ma anche già con i ROV eh, quasi tutti hanno la prima cosa che hanno detto, hanno detto è buio, ma il buio è quello serio, non c'è luce, pieno di fuochi di artificio silenziosi. Qualunque cosa tu, cioè in qualunque direzione guardare, vedi questi lampi di luce. Perché la maggior parte degli organismi abissali utilizza la luce. Ma siccome si trova in un ambiente senza luce, la utilizza in maniera particolare. Ci sono quelli che sputano nubi luminose per difendersi, ci sono quelli che utilizzano uh, pattern di luce, cioè schemi di luce, per comunicare, come fanno alcuni cefalopodi. Ci sono quelli che usano la luce per attirare le prede. Uh, se avete visto Nemo, alla ricerca di Nemo, quando loro scendono a prendere la maschera, c'è quel coso con la luce, che è quello là che è femmina perché i maschi sono parassiti. Quello utilizza quest'esca luminosa, i potenziali cattivi. Cacciatori si avvicinano all'esca e lei li mangia. Quindi la luce viene utilizzata in moltissimi modi ed è prodotta dagli animali stessi. C'è un'altra forma di luce nei, nei mari che invece si chiama biofluorescenza, e quella funziona solo se vieni colpito da determinate lunghezze d'onda e non sappiamo perché. E la cosa bella è che ce l'abbiamo pure noi. Eh, noi un po' di meno, noi umani eh, tendiamo a biofluorescenza ma molto bassa, ma ci sono dei mammiferi che sono rosa, rosa fluo quando li illuminate in UV, ci sono eh, gli scorpioni che esplodono di luce quando li vedete in UV. Ci sono molti animali che usano questa specie di luce, eh, forse per cacciare, forse per difendersi, per mimetizzare, non lo sappiamo. È un campo che eh, non è studiato se non negli ultimi. 35 anzi sa da molto tempo come funziona la bioluminescenza, c'è cioè un accoppiamento di due sostanze chimiche di vario tipo in, nei batteri che vengono tenuti in queste capsule dagli animali. Eh, quando questi batteri raggiungono quello che si chiama quorum, cioè in pratica si dicono fra di loro possiamo andare, si accende la luce e l'animale può chiudere e aprire queste, queste capsule per emettere più o meno luce. Questo lo sappiamo, perché e come la utilizzano è un altro discorso. Alcuni ci siamo arrivati. Altri non lo sappiamo ancora, e poi c'è tutto il sistema della biofluorescenza che vi inviterei in stazione zoologica a vedere il plankton al microscopio illuminato dal laser. È un albero di Natale. È una cosa. Io la prima volta che l'ho visto, sono rimasto veramente senza parole. È spettacolare e non sappiamo perché. Quindi ci sono moltissimi. Non voglio parlare di segreti, perché poi sembra cospirazione, eccetera. Ci sono moltissime cose che noi ignoriamo del nostro pianeta e stanno tutte quante negli oceani. E a noi piacerebbe investire un po' di più negli oceani. Per fortuna ci sono dei registi che fanno dei film allucinanti, che incassano un sacco di soldi, Cameron, e poi usano i soldi per fare ricerca oceanografica. E quindi io sono contento, ogni film di Cameron io me lo vado a vedere per quello. Grazie, grazie. Purtroppo il tempo è tiranno e dobbiamo, dobbiamo passare avanti. Ringraziamo comunque Marco, Signore, per la sua brillante relazione che ci ha messo a contatto col mondo degli abissi e con i, con i mostri degli abissi, cioè nel senso dei prodigi che esistono negli abissi. E adesso passiamo invece sulla Terra e con Giuseppe Vitiello. Uh, parliamo dell'attività elettrica degli alberi, quindi dalle creature abissali parliamo di creature più vicine a noi, eppure completamente sconosciute. Completamente sconosciute perché, uh, perché? Perché noi delle piante sappiamo molto meno di quello che immaginiamo. Le piante hanno una vita segreta, misteriosa, che solo negli ultimi decenni sta cominciando a venire fuori. Eh, pare che sia una sorta di rete neurale, quella che esiste in un bosco, per esempio. Ma anche semplicemente se voi pensate a una banalità, tutti quanti voi avrete fatto nella vostra vita una talea. Dal punto di vista genetico... Le talee sono la stessa pianta, eppure noi possiamo portare una talea in un altro continente e quindi c'è un solo individuo che ha il dono dell'ubiquità. Pensate a tutte le banane che mangiamo, in realtà sono tutte talee, quindi tutte le banane in realtà derivano da, una, da un solo individuo che è sparpagliato un po' su tutta la terra dove si producono banane. E questa è una cosa grandiosa. Qualche parola di presentazione anche... Se è molto conosciuto nell'ambiente napoletano, Giuseppe Vitiello, che è un nostro ospite, diciamo fisso, e ci fa onore della sua presenza, è è stato professore di fisica teorica presso l'Ateneo di Salerno, anche lui in quiescenza da qualche anno, ma per niente in quiescenza dal punto di vista intellettuale, ed è, eh, ha lavorato con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La sua attività di ricerca eh, si esplica soprattutto nel campo della fisica delle particelle elementari, e, ma anche nell'ambito dei sistemi biologici del cervello, perché ha lavorato per lungo tempo appunto nel campo dell'intelligenza dell per contribuire alla conoscenza e, e alla possibilità di interagire con l'intelligenza artificiale. Ha collaborato nel, dal 2009 con il compianto Luc Montagnier, che è stato Nobel per la medicina, è scomparso pochi mesi fa, e eh, ha lavorato con lui appunto sulle proprietà elettromagnetiche del DNA e ha eh, lavorato anche a partire dal 2003 con Walter Freeman. Sui problemi di, delle neuroscienze. È autore di un numero strepitoso di, di, molto grande di pubblicazioni scientifiche eh, specialistiche. Di, eh, 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 ha partecipato a numerosissime conferenze internazionali, eh, ha fatto veramente di tutto di più, e eh, lo ringraziamo veramente di essere con noi e di parlarci in particolare oggi di questa attività elettrica degli alberi e la loro comunicazione. Una preghiera di rispettare la mezz'ora del, del tempo. Grazie. Cercherò di farlo. Comunque grazie a tutti quanti per stare qua, ma grazie anche per questa super presentazione, che insomma io sono un lavoratore non, non, e basta. E sono molto curioso perché la terra vesuviana ovviamente produce persone curiose e soprattutto adesso sono un po' in difficoltà perché dopo le bellezze che ci ha mostrato, altro che mostri in senso corrente, eh, sono super mostri, super belli queste cose che ci ha mostrato Marco. È molto difficile mantenere la vostra attenzione sulle cose che sto dicendo. Comunque, queste cose. Ehm, allora, prima il professore Germano ha fatto un'osservazione parlando eh, della. Eh, come dire, della possibilità di muoversi da un territorio all'altro della conoscenza nelle sue note introduttive e eh, ehm, in quel momento io ho pensato eh, che ehm, questa possibilità eh, per quanto riguarda la scienza abbiamo sentito parlare in termini molto, molto eh, appassionati e realistici di, di della scienza per quello che significa scienza, questa possibilità è offerta eh, da un linguaggio eh, che è il linguaggio della matematica. E allora io mi sono trovato ehm, con questo, ad aver imparato questo linguaggio per il mio corso di studi, sono un fisico quindi la matematica è fondamentale. E questa matematica la si applica, voglio dire esattamente certe strutture di tipo matematico, mi riferisco alla teoria quantistica dei campi, e la si può applicare un po' in tutti i settori che sono stati nominati dalle particelle elementari, mi occupo infatti del, delle oscillazioni dei neutrini, non vi starò a dire cosa sono perché è fuori. E il cosiddetto modello standard delle particelle elementari, ma anche per fare modelli del cervello, del quale si conosce tantissimo per quanto riguarda la fenomenologia e anche l'anatomia, le sinapsi, i neuroni e tutte queste cose qui, ma non si conosce praticamente nulla sugli aspetti funzionali. Su cosa significhi memoria, dove sta la memoria, fraintendendo, insomma, ci sono, del, ci sono degli abissi, ecco questo forse mi avvicina al discorso di Marco: ci sono degli abissi profondissimi nei quali non siamo scesi. In ogni caso, quello che nasce è una sensazione di totale rispetto per la natura. Al di là delle fandonie che ci vengono raccontate, manetria eh, carbonica, raffreddamento, riscaldamento, tutte queste storie, eh, al di là di tutte vari, eh, le varie strumentalizzazioni eh, che i cosiddetti esperti eh, vengono a proporci eh, e via dicendo, eh, al di là di tutto questo... Eh, quello che nasce in una persona che sta affacciata alla finestra come me e guarda la natura è una sensazione di profondissimo rispetto e per esempio eh, una cosa che io dico ai miei studenti eh, perché sebbene in quiescenza ancora continuo eh, a seguire degli studenti è di mettersi a studiare economia dal punto di vista dei fisici e eh, non dal punto di vista di economisti eh, perché eh, una cosa che in fisica è stata sempre una molla che ha spinto è eh, la presenza di eh, quantità che infin diventano infinite. Quando uno eh, descrive in termini matematici si, si trova davanti a certe eh, situazioni dove il risultato è un numero, un numero grande, grandissimo. Questa è eh, tipicamente una patologia perché per esempio questo oggetto, qualsiasi cosa, non contiene un'energia infinita, sarebbe un assurdo insomma, è un assurdo. E allora nasce quello che si chiama problema di regolarizzazione, cioè si cerca di capire come, perché è venuto questo infinito, da dove sta eh, l'errore nella descrizione matematica e nella comprensione del fenomeno fisico. Quindi, la natura eh, normalmente non presenta infiniti, tranne che in un caso, la legge di accumulo del capitale non c'è nessun limite superiore: uh, un paio, dico un paio per dire pochissimi, per cento di persone posseggono praticamente tutta la ricchezza del pianeta. Questa cosa. È un'anomalia naturale e questa cosa va curata nel senso della fisica. La meccanica quantistica è nata perché Planck, a un certo punto, dovette cercare di rattoppare gli infiniti che venivano nelle osservazioni della materia, eh, nei fenomeni fisici che si osservavano, la, la, la radiazione in particolare, era la radiazione emessa da un corpo. Per fare questo, si tirò fuori quest'idea del quanto, il quantum. E nacque la meccanica quantistica. Allora, uno dei problemi della fisica oggi, che io non ho affrontato, diciamo così perché, eh, eh, ma invito gli studenti ad occuparsene in quanto fisici: è come regolarizzare la legge di accumulo del capitale. Perché se noi non regolarizziamo quella legge di accumulo del capitale, non importa se sono quelli del club di Roma o quelli del club di Parigi, andiamo a finire male. Eh, questo, su questo non si discute, voglio dire, è un dato. Non importa l'intenzione, quindi non importa quale parte ci porta a sbandare, ma la legge di accumulo del capitale è... Qualcosa che è fisicamente patologica. E quindi, eh, quelli di voi che studiano eh, in qualche modo qualsiasi cosa, eh, questo è un compito da svolgere a casa, possibilmente per la prossima Pasqua. Portatemi la risposta. Eh, io ho fatto queste chiacchiere, toglierò eh, dalla cosa che vi volevo dire, ma la cosa che vi voglio dire è una cosa estremamente, eh, per me, ehm, stupefacente. Eh, sembrerebbe che gli alberi parlino tra di loro, quando dico parlino, nel senso della fisica, nel senso che c'è una, una, ehm, una correlazione, cioè che siano correlati come. Ehm, non come noi stamattina qua eh, per le cose che ascoltiamo, quindi vengono delle parole che raggiungono voi, poi le vostre domande, non in questo senso, un parlare, eh, diciamo la parola parlare non è... Eh, ma è come è, i musicisti in un'orchestra. Il violinista... Eh, non parla con quello che suona la tromba tre scale, tre gradoni più sopra in una grande orchestra di un centinaio di orchestrali. Eh, quelli non comunicano tra di loro, ma suonano in fase. Un esperto, un musicologo, eh, percepisce se il violinista stonato è uscito fuori dal coro, che in questo caso è l'orchestra, oppure no. Esiste quindi una correlazione in fase. Quello che vi sto dicendo è esattamente descrivibile in termini matematici, e la gente l'ha fatta alla, alla fine degli anni 50, parlo, era il 60 più o meno, nel 62 uscì questo lavoro, e si vede che quando si forma un sistema che presenti un ordine, un cristallo, un magnete, una foresta, probabilmente. E allora ci sono delle correlazioni. Questi sistemi si comportano come un'orchestra, non c'è un messaggero che va dal violinista a quello che suona la tromba, no, c'è una sintonia. È come se ballassero assieme. Forse l'idea del ballo rende meglio eh, l'idea di quello che voglio dire. Quindi ci sono dei collegamenti, diciamo così, tra due elementi, due o più elementi di un sistema che eh, coinvolgono delle forze. Secondo la fisica, quello che oggi è la fisica, noi abbiamo, lo sapete, la forza gravitazionale, quella elettromagnetica, la debole, la forte e via dicendo, via dicendo no, perché sono quattro. E, e, e queste forze vengono scambiate, vengono, eh, come dire, attivate la forza è attiva attraverso lo scambio di un messaggero. Il fotone è una specie di messaggero che eh, uno dei, degli elementi interagenti si scambia con l'altro. Eh, questa è la visione. E così esistono messaggeri nelle interazioni eh, deboli, nelle interazioni forti, il gravitone probabilmente e, e via dicendo. Nelle correlazioni non c'è questo messaggero, questa è la differenza fondamentale. La correlazione può avvenire istantaneamente, quindi per sintonia. No? Per, eh, eh, invece quando c'è il messaggero occorre che questo messaggero non superi la velocità della luce, perché quello è un... La, costante, la velocità della luce è una costante fisica e valori più alti di quella costante non sono stati osservati e, e per quanto riguarda la differenza tra ipotesi che ci si diceva stamattina e eh, osservazioni sperimentali eh, fino ad oggi eh, che ora è mezzogiorno e dieci quasi eh, non c'è stata osservazione di, in nessuno del di nessun tipo, in nessuna parte della de, de, de nostra attività di osservatori, in cui c'è stato qualcosa che ha viaggiato a velocità più alta della velocità della luce. Quindi quello è un limite. Invece nelle correlazioni di fase, questa simultaneità dell della correlazione... Eh, io uso due parole diverse: interazione, quella delle forze, correlazione, giusto per non. Eh, eh, questa, nelle correlazioni è possibile questa simultaneità. Ora, in questo lavoro che ho fatto in collaborazione con alberto eh, Alessandro Chiolerio, ehm, che è dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, e eh, con eh, De Cibi eh, Mohamed. Eh, che sta attualmente a Siviglia in Spagna, me stesso e Andrea Damaschi eh, che sta alla, alla, a Bristol in Inghilterra. Abbiamo fatto questo studio, loro hanno fatto le misure, io l'apparato teorico ho prodotto e, e si è visto che eh, ci sono delle cose appunto molto molto strane che non erano completamente aspettate. E ne sono tantomeno eh, nell'ordine naturale delle cose che la gente sa sugli alberi. Eh, quello che è stato fatto eh, prende il nome di eh, Cyber Forest Experiment, un esperimento di una foresta cibernetica. Diciamo così. E gli alberi, la foresta è quella di pa Paneveggio, in Val di Fiemme in provincia di Trento, lì dove qualche anno fa ci fu un uragano che spezzò tantissimi alberi e eh, quella foresta lì, e quegli alberi sono molto preziosi eh, perché sono alberi usati, il legno è usato per fare strumenti musicali, quindi hanno anche un valore eh, come dire, economico importante, ma questo da centinaia e centinaia di anni sono usati per fare questa cosa. Allora, eh, quello che si osserva è che attraverso impulsi di attività elettrica degli alberi, poi vi dirò in che senso significa questa cosa, attività elettrica, eh, le attività biologiche degli stessi alberi in questa foresta sembrano coordinate e, e coordinate per correlazioni a grande distanza. La parola grande qui significa eh, rispetto a... Alle dimensioni tipiche dell'elemento che voi considerate, in questo caso è l'albero. Eh, quindi eh, questa, questa è, è, questo è il messaggio. Va bene? Eh, forse avrete notato che io dico sembrano. Sembrano perché sono un fisico. Io, eh, voi potete fare tutte le, tutte le ipotesi che volete. Innanzitutto dovete fare un esperimento per vedere se i risultati concordano. O addirittura non contraddicano le ipotesi, ma anche quando va tutto bene, eh, voi siete sempre eh, sul chi va là, diciamo così, eh, se siete un fisico, perché qualsiasi risultato è sempre perfettibile e il risultato successivo potrebbe o negare quello precedente completamente oppure incorporarlo. Per esempio, la relatività ristretta, quella della velocità della luce di cui vi dicevo, tiene dentro la teoria relativistica di Galilei, che va sotto il nome di fisica classica normalmente, ma anche la relatività ristretta è fisica classica. Però la relatività ristretta ha come limite inferiore, diciamo, per, per basse velocità. La, la fisica con le trasformazioni di Galileo. Quindi eh, ci sono anche risultati che non negano quelli precedenti ma li incorporano in un quadro eh, di comprensione più ampio. In ogni caso eh, questa cosa che vi sto dicendo è, è una cosa da un punto di vista estetico estremamente interessante, importante. Voi vivete senza la preoccupazione di dire io l'avevo detto. Oppure senza l'obbligo di essere coerenti con voi stessi, lui dice: Ma tu non sei coerente? Sì, è il mio mestiere, io non sono coerente perché nel momento in cui scopro una cosa che modifica quella che. Te, insomma, stiamo dicendo qua, domani mattina eh, colleghi fanno un esperimento, eccetera, eccetera, io vi telefono e vi dico: Guarda, la cosa che abbiamo detto ieri, scordatevela, la cosa che vediamo oggi è un'altra. Questo è un piacere enorme, voi vi svegliate al mattino e ogni mattina è un giorno nuovo perché tutto quello che sta nel passato appartiene agli esperti e voi siete un esploratore, voi che fate ricerca scientifica. Per cui la parola scienziato in italiano è molto pesante, in inglese no, voi chiamate sci scientist o anche quello che viene a riparare il rubinetto che gocciola perché ha a che fare con delle regolette, di ma in italiano la parola scienziato, eh, voi pensate a Leonardo, pensate, eh, pensate a Marconi anche, perché no? Pensate a... La parola scienziato non, è, non ha a che fare con l'esperto. L'esperto è il libro di testo, sta in biblioteca. L'esploratore è quello che fa scienza. All'esploratore serve la biblioteca, serve l'esperto. L'esploratore stesso può essere un esperto. Ma quando io ho consultato l'esperto e l'esperto non mi dice nulla perché è esperto il participio, passato è il verbo esperire, è quello che è passato. La novità è quella dell'esploratore. La scienza ha a che fare con le novità, non con quello che è già noto, quello fa parte appunto dell'esperienza, del, di quanto è noto, degli esperti. Va bene? Allora, queste cose, per esempio, perciò io dico: sembrano? Perché domani mattina magari il professore Germano viene e dice: Senti, io mi hai appassionato, appass, appassionato eh, e, e mi sono messo a fare pure gli esperimenti, però quello che hai detto non l'ho trovato, è una grossa puntini puntini. E io dico, vabbè, eh, vediamo, ci confrontiamo e quello che esce fuori da questo confronto sarà il nuovo passo in avanti di questa esplorazione. La scoperta dell'America, tipicamente per gli esperti, è stato un errore, che eh, okay, non c'era, non ci doveva essere, però Colombo l'ha trovata. E, e quindi eh, che esperti erano? Cioè non erano loro i, do, i depositari di una scienza, la scienza si fa esplorando. Ad ogni modo, um, questo giusto? Ah, questa è la piantina, il puntino rosso, non so se lo vedete, è dove sono. Come sto coso? Forse è meglio se non lo tocco. Sì, facciamo così. Aspettate, no, 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 no. Eh, ma il mouse, eh, bravo, grazie. Il cerchio rosso non, lo tocco, eh, non tocco il mouse ha un diametro di 100 metri quindi eh, 3,14 pi greco per d è il, uh, 2 pi greco r la circonferenza eh, vi fate il conto è pi greco ehm, r al quadrato quindi 50 al quadrato insomma una bella regione un bel po' di alberi e gli alberi di questo, di questo territorio sono stati ehm, eh, analizzati Diciamo questa è la foresta mettendo assieme più eh, vista da questa prospettiva dove gli alberi erano caduti. E, e questo è un albero, non so se lo vedete, con queste lettere dell'alfabeto greco, quelle lettere indicano dove sono stati posizionati degli elettrodi. Gli elettrodi sono stati posizionati meccanicamente dei, dei, degli aghi no? e in, nella, nella corteccia dell'albero, eh, si tratta di abeti rossi o peccio, C'ABS è il nome e sono alberi anche molto anziani, diciamo così, ho questo mh, media 70 anni e lì c'è una scatola su quest'albero dove ci stanno i vari eh, batterie, i router per il wifi, per la raccolta dei dati e via dicendo. e Questi elettrodi eh, misurano i potenziali elettrici emessi eh, dai flussi di resina. Eh, che è acqua e, eh, e altro nella resina, ma essenzialmente acqua. E, e questi potenziali eh, sono stati misurati e eh, vi mostrerò dei grafici. E questo sistema, che potete immaginare come il sistema vascolare dell'albero, infatti lo si chiama xylema, eh, è, è esattamente... Eh, questo tessuto attraverso cui procede, eh, procedono, come in termine generico, eh, la linfa, ma sono le resine, e, e queste, questo tessuto vascolare presenta queste fluttuazioni elettriche e i potenziali sono stati misurati. E, e c'è una cosa molto interessante, e, i ceppi, cioè alberi tagliati, se non sono completamente marciti, eh, sono ancora viventi e sono alimentati, tecnicamente alimentati, non solo dalle radici, perché c'è un regime fitto, molto fitto di radici, ma anche attraverso, addirittura attraverso la respirazione, cioè le foglie degli alberi che sono ancora alberi e non sono stati tagliati ancora. Fate attenzione ad una cosa se non l'avete fatta. Se l'avete fatta, quello che vi sto dicendo l'avete già notato. In zone collinari dove ci sono dei boschi cedui, dove cioè periodicamente si tagliano gli alberi gli e alberi poi si vendono, quelli che tagliano gli alberi lasciano di tanto in tanto un alberello. Eh, con una regola estremamente pratica, perché devono essere persone brave a tagliare, e quell'alberello lo lasciano. In certi ambiti i nostri campani lo si chiama il vessillo. E io mi sono chiesto, e ho chiesto anche a loro, ho chiesto anche a colleghi di, di esperti di botanica, di biologia, eccetera, ma nessuno mi ha saputo mai dire perché. Quelli che tagliano gli alberi vi rispondono e dicono perché così si fa. Se no, il bosco non si rigenera. Ah, un alberello in genere sono alberi giovani di tanto in tanto lasciati per far rigenerare il bosco. Adesso a me sembra di intravedere il motivo, il perché di questo dato di fatto. Quello è un dato di fatto: se avete un bosco ceduo e vi tagliano pure i vessilli, eh, scordatevi la prossima raccolta di legno, eh, quindi cioè gli alberi, il bosco non ricrescerà come era cresciuto. Il problema è che attraverso quell'alberello i ceppi eh, rifioriscono, cioè ricrescono gli alberi, dai ceppi ricrescono dei germogli e via dicendo e poi si forma di nuovo l'albero. Qui abbiamo delle indicazioni di questa correlazione tra ceppi che non è solo delle radici, badate. Eh? questo è importante, ma è dovuta anche a questa eh, sintonia tra i potenziali elettrici che vengono emessi. l'attività elettrica è registrata utilizzando queste, ho detto queste cose. Ora, ogni sito, mh, sono stati individuati dei siti, in genere un albero, un sito, 5 minuti, cerchiamo di farcela, un sito è, è, tiene 10 elettrodi, e, e ci sono molti siti in quella regione, vi ho detto, di 100 metri di diametro e le misurazioni sono state fatte di giorno e di notte, anche in presenza eh, della luna, eh, quando la luna sorge, quando la luna cale quando il sole sorge, insomma in condizioni ambientali diverse e eh, quello che si è ottenuto sono grafici di questo tipo. Qui vedete ehm, ci sono degli ingrandimenti, cioè in alto... A sinistra c'è il grafico, poi eh, sotto c'è un ingrandimento di una regione dove vedete quelle bacchette rosse, il mouse non lo tocco perché sennò e e, e questo è un ingrandimento successivo, eccetera, c'è fino all'ultimo in basso a destra dove vedete queste fluttuazioni. Ora quello che ehm... Eh, potete osservare, va bene, sono l'aspetto eh, quantitativo chiaramente, il tipico livello di polarizzazione. Perché polarizzazione? Perché l'acqua è un insieme di dipoli elettrici, la molecola d'acqua, per, per un fisico, l'acqua è quella che si beve quando ha sete, ma anche quella è, sono dipoli elettrici. Perché? gli elettroni dei due H2O, no? ci sono due atomi di idrogeno, gli elettroni di quei due atomi di idrogeno amano spendere la maggior parte del loro tempo presso l'atomo di ossigeno. Quindi si crea una distribuzione non simmetrica di cariche per cui avete una specie di eh, freccetta dove ci sono più cariche elettriche e meno cariche elettriche, un oggetto del genere lo chiamate dipolo, due poli e dipolo elettrico perché sono cariche elettriche questi dipoli oscillano nelle loro oscillazioni emettono delle radiazioni tipicamente elettromagnetiche e quindi eh, qui parliamo di livelli di polarizzazione eh, variano tra i 5 e i 150 millivolt, quindi eh, livelli molto bassi, parliamo di millivolt se, eh, le vostre batterie 1.5 volt eh, l'ampiezza media è di 10 più o meno 8 millivolt e, e ci sono delle fluttuazioni e questi picchi si verificano con ad intervalli temporali cadenzati c'è una specie di suono che viene messo dal suono in termini metaforici e vabbè c'è stata tutta una serie di analisi che potete fare ma i 5 minuti sono quelli che sono e, e avete una differenza in quei grafici eh, che vi ho mostrato tra il grafico del giorno preso, eh, le misure fatte nel giorno e quello fatto di notte. Ci sono delle differenze nelle frequenze, nel numero di oscillazioni e via dicendo. Un numero maggiore di picchi, cioè una maggiore irregolarità, è di notte. E poi sono state misurate le proprietà delle resine, che è il fluido eh, su cui mettete. I vostri uh, elettrodi, questi sono altri grafici: sito B, albero B2, eccetera, eccetera. Insomma, fate tutte le analisi che riuscite a fare, sorvolo su questo, però la cosa importante è che noi attraverso questi dati, senza questi dati, mh, facciamo chiacchiere. Eh, sono questi dati che ci permettono di dire delle cose e semmai verificare delle ipotesi. Quindi queste sono delle misure, se volete, sperimentali. In questo caso dobbiamo poi produrre un modello teorico, badate, un modello in fisica non si fanno teorie. Io quando faccio la richiesta di fondi, scrivo che ho fatto la teoria di che eh, perché devo illuminare d'immenso quello che poi deve sganciare i soldi. In fisica non esistono teorie, esistono modelli che come le gonne delle signore si accorciano e si allungano a seconda della stagione, a seconda della moda e via dicendo. Quindi non esiste assolutamente... Allora, paragonare la scienza alla religione è un'offesa per entrambe. La religione procede per dogmi la e, non è, e non è negoziabile. Il dogma non è negoziabile. La scienza è negoziabile. Se io faccio. No, no, falsificabile è una brutta parola perché indica malafede da parte dello scienziato. Popper, Popper era un neodo idealista, lasciamolo verde, a me non mi piace Popper. Allora, eh, eh, falsificabile c'è cioè un falsario. Allora, non accetto la parola falsificabile. Fine della storia. Eh, la scienza se, se c'è quello che fa con le asce e le barche: no, il maestro d'ascia e la barca affonda. E io non conosco il principio di Archimede, però eh, il maestro D'Ascia è bravo, esisteva ben prima del, de, della conoscenza del principio o legge di Archimede. Io su quella barca non ci devo andare. Quindi, nella, nella produzione scientifica entra anche la convenienza: quello che è bene fare e quello che è male. Io non metto le dita nella presa della corrente, non conviene. Eh. Vabbè, ad ogni modo, uno fa tutta questa serie di giochini eh, analisi, statistiche, tutte le più raffinate, e eh, grafici a non finire. Eh, Potessimo arrivare alla sì, conclusione. La conclusione? La conclusione è questa: molti di voi avranno studiato, non in fisica e nemmeno in chimica, ma in filosofia. Quelli che di voi hanno fatto la scuola, il principio di Les Chatelier le Chatelier era un chimico che è morto intorno agli anni 30, quindi una cosa pure abbastanza vicino a noi, che scoprì che se c'è un insieme di reagenti chimici e c'è un agente esterno che perturba questa reazione che è in corso ed è in una fase di equilibrio dinamico, gli agenti chimici, i reagenti chimici si Riarrangiano, si, si ricombinano in maniera, in maniera tale da compensare l'azione perturbatrice che viene dall'esterno. Quello che accade, per esempio, è che se in questa foresta, come è stato osservato e misurato, per esempio, con queste termografie, questi sono alberi, è stata fatta la fotografia che si chiama termografia perché misura la temperatura dell'albero, la temperatura dell'ambiente e le differenze. Si vede che eh, se la foresta, se il clima esterno scende in quelle regioni anche a meno 25, eh, a meno 25 l'albero si gelerebbe totalmente, sarebbe già gelato da 0°, ma insomma, morirebbero. La, la temperatura dell'albero è superiore alla temperatura dell'ambiente che è una contraddizione dal punto di vista della fisica che avete studiato l'equilibrio termico due sistemi a temperatura diversa raggiungono la stessa temperatura no, l'albero non lo fa perché gelerebbe, morirebbe la temperatura dell'albero è leggermente superiore, leggermente tanto quanto basta per mantenerlo in vita d'estate se fa molto caldo e l'albero raggiunge la stessa temperatura dell'ambiente, magari evaporerebbe tutta l'acqua di cui dispone e eh, ugualmente quando una pianta si secca eh, questo accade. Ma quello che accade è che invece la temperatura dell'albero d'estate è leggermente inferiore. E infatti si sta bene sotto un albero non solo perché si sta all'ombra delle foglie, ma anche perché l'albero è per sua natura più fresco. L'albero cos come costituzione sua, le resine e tutto il resto lo xilema di cui parlavamo, della temperatura. Questa è una realizzazione bellissima del principio di Le Chatelier, che io ho scoperto solo recentemente, vedete quanto è grande l'ignoranza, insomma, io faccio questo mestiere da quando ero ragazzino, insomma, più o meno, eh, ma comunque una quarantina d'anni. E... Non, avevo, non mi ero reso conto che nell'Andau, che è una delle Bibbie per i fisici, nel volume di fisica statistica, c'è un paragrafo sul principio di lasciateli, che è una cosa stupenda. E allora come fate a descrivere... Esiste quella formuletta dove uh, uh, vedete T è la temperatura, temperatura assoluta, lasciate perdere la parola assoluta, la temperatura. poi c'è tutta una serie di costanti, pi greco, h, h è la costante di Planck, queste sono costanti naturali della natura, che sono quello che sono C è la velocità della luce, n è un intero, 0, 1, 2, 3, eh, al quadrato, 6 kB è la costante di Boltzmann, un'altra costante naturale e poi c'è R. R è la lunghezza di correlazione, correlazione, l'essere in fase. Se qualcuno dall'esterno aumenta T, l'albero per sopravvivere cerca di abbassare T perché sennò evapora tutta l'acqua o al contrario fate voi al contrario, una delle due. Facciamo quella che aumenta T. All'albero cerca di abbassare T. Come fa ad abbassare T? Aumentando R. Aumenta la lunghezza di correlazione. L'albero diventa più ordinato nella sua struttura cellulare microscopica. Capite che cosa succede? C'è un travaso tra l'ordinamento e la temperatura. Eh, forse non è chiaro ancora. Fate il contrario, abbassiamo la temperatura come di notte, se ti abbassa si abbassa tanto e io ho freddo mi metto una giacca, oppure se non ho la giacca consumo la mia energia, altrimenti posso morire come quei, quelle persone, che non sono animali come dice qualche cane dalle parti nostre, e che muoiono sulle barche quando dalla Libia vengono fin da noi per ipotermia. Significa che non ho più energie per compensare, dopodiché la mia temperatura diventa la stessa e è stati bene. Eh. Allora l'albero cerca di aumentare T, come fa per aumentare T? Deve abbassare la R, perché R sta a denominatore. R più piccola, T più grande, tutto il resto sono costanti, restano uguali. Capite? Allora, per aumentare T, abbassa R. Che significa che abbassa R? Quello che avete visto nei grafici, diventa più disordinata la sua vita che noi abbiamo misurato attraverso i potenziali elettrici che avete visto nei grafici. E avevamo visto che di notte c'è un numero maggiore di fluttuazioni, cioè un numero maggiore di disordine. Ho finito. Veramente, veramente ho finito. Se, no, 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 no. Aspettate, perché se l'ultima cosa che vi dico poi non siete d'accordo, che fate? Vi ritirate il battiman? Non è possibile. Allora... Esiste una quantità, questa ve la devo dire, non fa niente che è troppo tardi. Stiamo a Napoli per fortuna. Allora, eh, esiste una quantità che si chiama energia libera in fisica. Pigliate un libretto del vostro nipotino che studia fisica e trovate energia libera. F è U-T per S, U si chiama energia interna del sistema. Sono eh, mh, eh, come dire nomi. Ehm, ottocenteschi diciamo così, è termodinamica, quindi, quindi U è l'energia interna del sistema, poi c'è T che è la temperatura ed S è l'entropia. S, l'entropia, normalmente vi viene detto è una misura del disordine. Il bicchiere mezzo vuoto mi dà fastidio, mi mette, io dico che è mezzo pieno, quindi non sbaglio se dico che S dà una misura dell'ordinamento. Chiaramente è la stessa cosa di dire del disordine, perché quello che non è disordinato è ordinato, quindi S è una misura dell'ordinamento. Se voi fate le differenze, lì in mezzo c'è un meno, vedete F è uguale a U meno T per S. Se fate la differenza per differenze piccole, avrete che. DU, che indica la differenza di U, è uguale portando il meno TS dall'altro lato perché volete che la differenza di F sia 0, eh? avete T per DS. Se, voi, se DS è positivo, DU è positivo. Se DS è negativo, DU è negativo. L'ordinamento, quando voi ordinate qualcosa, è come se voi investite nell'ordinare: infatti ci vuole una fatica enorme per mettere in ordine il tavolo dove lavorate. Voi investite energia in quell'ordine. Quell'energia sta là. Se vi serve, la tirate fuori. Divide e timpera. Avete capito come funziona? Se io voglio conquistare una popolazione, se io voglio ricavare energia da un diamante, se io voglio aumentare la temperatura di un albero affinché non schiatti, come si dice a Napoli, io lo disordino, cioè prendo, ho una riserva, una banca dove avevo messo dell'energia ed è l'ordinamento. Se io prendo da questo ordinamento posso convertire l'energia in energia cinetica, quella che serve per fare salire e scendere un pistone in un motore. Se c'è una comunità coordinata, associata, ben associata, ben affiatata è depositaria di una energia. Se io la voglio controllare, io devo ridurre quella comunità in schegge di vetro. Devo dividere, fare in modo che gli uni siano contro gli altri, perché in questo modo io ho energia libera, cioè che io posso utilizzare. Divide, scompatto ed impera e usa quell'energia. Avete capito come funziona? Questo è un insegnamento che ci viene dagli alberi. Ma questi alberi comunicano o non comunicano? è ancora una domanda e io credo che lo fanno perché da quello che abbiamo visto lo fanno però siccome sono un fisico eh, insomma eh, no, quale biologi? Quelli, lasciamo stare, lasciamo stare. Eh, eh, <ride> qui stiamo parlando no, 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 ma lasciamo stare perché la biologia viene nell'individuare la natura delle resine che, dei cui potenziali elettrici noi abbiamo fatto misura il biologo lavora sulla U, lavora sull'energia libera, non sull'ordinamento. È questo il gap culturale che divide la, la scienza dei materiali in fisica dalla chimica e dalla biologia. I biologi cercano il vettore chimico. Eh, chi è che aveva mangiato la pizza? Marco, che non la digerisce. E ci sarà un enzima nei profondi abissi di fronte allo zoo, alla, alla stazione zoologica, all'acquario, come lo chiamiamo, quale zoo, all'acquario, ci sarà che si chiama un enzima, un vettore chimico, che si chiama pizzasi, tipicamente gli enzimi si chiamano con questa finale, che, che spezzetta la pizza e Marco sta bene dopo la pizza. Il, questo è l'effetto per il chimico questa è la causa, finito e, e per il biologo pure. Per il fisico quello è l'effetto di una dinamica, di qualcosa che è in moto, di un processo che mette in movimento delle, delle, dei marchi ingegni diversi come abbiamo visto negli alberi. E questa è la differenza fondamentale. Allora, modo, i risultati suggeriscono. Guardate, non ci eravamo messi d'accordo, eh, io e il, uh, il professore. Il nome, eh, 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 Alberto. Eh, eh, però eh, stiamo dicendo praticamente, stiamo dando eh, la stessa idea di quello che è il metodo scientifico. I risultati suggeriscono forse che gli alberi, eventualmente i funghi, e qui ci sono altri studi che raggiungono lo stesso risultato che abbiamo raggiunto noi proprio a Bristol, creano una rete vivente probabilmente universale, perché per i funghi specialmente sembra che questa rete di funghi sia eh, dovunque, usando un linguaggio comune, il linguaggio della sintonia, il linguaggio dell'ordinamento. Allora, mettetela come volete. Per favore fate la raccolta differenziata. Mettetela come volete, per favore cerchiamo di evitare isole di plastica nei nostri mari. Mettetela come volete, per favore non usate troppo acqua calda. Non consumate, perché dovete consumare? Siete dei tubi digerenti, rifiutatevi di essere dei tubi digerenti. Qualunque cosa sia, in qualunque direzione, energie, come si chiamano? Rinnovabili o quelle solite fossili, eccetera, eccetera, non ci importa, non importa. Rispettate il pianeta dove viviamo, non ce n'è un altro che noi sappiamo abitato perlomeno nelle forme della vita che noi conosciamo. Sempre con i punti, va bene, vabbè, statevi bene. Grazie. Eh, mi dispiace, ma non abbiamo tempo, veramente non abbiamo tempo per ragioni logistiche. Eh, Meglio grazie, così. Grazie al, al professor Vitiello che ci ha fatto passare dalla fisica alla metafisica, tutto sommato. Oh, mi La fisica cerca di spostare il suo eh, confine, che è quello della conoscenza così come ce l'abbiamo, con tutti si sembra e eh, forse come nea cantante. E incorporare dei margini dei, 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 dei pezzetti che stanno oltre il metafisica. Eh, poi esiste tutta un'altra dimensione che è la dimensione emotiva, la dimensione spirituale, quella che fa scrivere quell'ultima frase di Darwin che è bellissima e sta in diversi miei lavori perché li chiudo molto spesso con quella in inglese. Grazie Marco grazie, per questa Grazie, Grazie ancora. Eh, questo, anche questo, questo passare appunto dalla, dalla fisicità delle cose a quella che poi diventa una coscienza, perché la, la sintonia fra le cose è tipica della coscienza, quindi come se questo nostro pianeta avesse comunque una coscienza universale che collega tutte le cose a tutte le altre cose. Allora, grazie ancora al professor Vitello e chiamiamo qui Monica Zunica. No. <ride> grazie Monica Zunica che ci fa restare nel, nel misterioso mondo delle piante e però con un altro tipo di comunicazione quindi dalla comunicazione diciamo della, della fisica, delle scienze esatte a qualche cosa di più eh, di più diciamo emotivo, emozionale Monica Zunica che si è laureata a Napoli in filosofia Uh, è in realtà una, uh, una scrittrice di romanzi fantasy, quindi ha uh, pubblicato romanzi, racconti fin dal, dall'inizio degli anni 2000 e uh, Senza Sapere nulla 2007, tra le onde i giorni dimenticati 2011, Il rovescio delle cose 2011. E è uh, attualmente autrice, in fieri in corso, di una trilogia uh, fantasy intitolata Owen, di cui ha pubblicato, se non vado errato, i primi due. Capitoli, i primi due romanzi. È stata collaboratrice di varie testate giornalistiche, fra, fra cui Repubblica, e ha lavorato come addetta all'ufficio stampa per diverse realtà culturali. E nel 2010 ha fatto una scelta di vita, ha lasciato Napoli per vivere con la propria famiglia tra i boschi e il Molise, fondando un'associazione culturale chiamata L'Iperico che ha anche ospitato, se non vado errato, nel 2014 un'edizione delle connessioni inattese che ci è rimasta profondamente impressa perché c'era una, una bellissima atmosfera lì Liperico e, e si è dedicata alla rievocazione storica dei popoli celtici e sannitici. Eh, è, attualmente è membro dell'OBOD che è una società celtica probabilmente e di cui eh, lei è parte e eh, celebra anche matrimoni eh, con rito celtico. E da molti anni collabora con noi partecipando a questa grande manifestazione che è il Fantasy Day, che è una delle manifestazioni legate all'associazione Altanuri alle connessioni in e coinvolge eh, col fantastico appunto le giovani e soprattutto le giovani generazioni per educarle al gusto del fantastico, del bello, dell'armonioso. Quindi lascio senz'altro la parola a Monica Zunica ringraziandola di essere qui e, per parlarci del mistero dell'alfabeto arboreo. Grazie. Allora, grazie, non sono un fisico, sono la regina del disordine, quindi diciamo che chiudo bene. Allora, io sono rimasta molto affascinata dalle parole del professore. Eh, perché chiaramente sono in connessione comunque con quello che eh, voglio raccontare io. Io sono un cantastorie, quindi non sono una donna di scienze, ma diciamo, eh, mi impegno molto nello, nello studio approfondito comunque di quello che faccio, che va a toccare gli ambiti della mitologia. E chiaramente toccando fino a toccare diciamo <coughs> al limite la spiritualità un tipo di spiritualità che eh, come dire lega eh, la nostra parte più profonda con la natura e cercando di risolvere questo mistero questo questo quest aspetto come dire schizofrenico di noi stessi quando parliamo di noi e natura come se fossimo due cose separate siamo la stessa cosa e quindi diciamo quella è la <coughs> lo scopo eh, principale. Allora sono qui oggi per... Ehm, il professore prima ha parlato di come gli alberi comunicano, chiaramente da un punto di vista scientifico, che eh, ho letto anche delle cose di Stefano Mancuso, insomma sono veramente ambiti affascinantissimi, e eh, io invece sono qui eh, per raccontarvi cosa dicono e soprattutto come possiamo ascoltarli. Entrando in un altro campo, chiaramente. Um, gli alberi, quando noi entriamo in un bosco, abbiamo subito una sensazione di uh, benessere no? e c'è anche una, una spiegazione sicuramente scientifica, uh, che è già stata insomma, raccontata in tanti libri, ma c'è anche un altro aspetto, il bosco ha dei suoni, che non sono soltanto il fruscio del vento attraverso gli alberi oppure la caduta delle, delle, delle ghiande in autunno, il bosco è come se ci parlasse, soltanto chiaramente a patto che noi poniamo attenzione, poniamo, eh, esercitiamo quella facoltà importantissima che è l'ascolto. Gli antichi avevano questa eh, capacità di ascolto ed è per questo che ho scelto questo brown no? di questo sciamano Davi Copenhauer, che è appunto era un, un, un uno dei, degli ultimi eh, provenienti da una tribù minacciata appunto dal, dal progresso bianco, no? se così vogliamo dire, e tutte le sue memorie, tutto, tutto, tutto il suo racconto di come la sua gente eh, viveva, la sua cultura era strutturata, è stata raccolta in un libro che si intitola. La, la, la caduta del tempo, mi comunque, da qui eh, perché ho preso queste parole? Perché si vede chiaramente come eh, pensassero che le parole provenissero proprio dagli alberi, cioè, come la lingua proprio tutto ciò che fosse parlato provenisse dagli alberi sapienti. Uh, proseguendo vabbè, diciamo, voglio citare uh, l'immancabile Tolkien dove uh, c'erano gli alberi che parlavano le intese. Per, eh, Tolkien è un cantastorie, no? E, e i cantastorie e i poeti hanno questa sensibilità un po' come i folli, come i bambini, eh, di eh, ascoltare anche l'inascoltabile, per cui c'erano questi alberi che appunto parlavano della propria lingua e dicevano appunto noi parliamo questa lingua, ma è difficile ascoltarla perché è parlata molto lentamente, perché gli alberi sono lenti, non è che non si muovono, ma sono lenti. Un popolo che sicuramente si è dedicato moltissimo a uh, quella che è la connessione tra noi umani e uh, gli alberi o, comunque, tutto il mondo arborio è sicuramente il popolo dei Celti, Un, uh, una cultura sicuramente adesso che va di moda e che è inflazionata da tante cose che si dicono, un po' si inventano, poi diciamo che eh, loro non hanno lasciato nulla di scritto perché avevano il divieto di scrivere, loro non che, volevano che nulla trapelasse della propria cultura, delle proprie conoscenze, per cui quello che abbiamo è... Ho eh, scritto da chi, si chi li ha affrontati in battaglia e li ha sconfitti, purtroppo i romani, i greci, o eh, i monaci irlandesi che nel momento della cristianizzazione, quando, quando appunto è caduto l'aspetto, la religione, diciamo così, il culto del, del druidismo ed è subentrato, il è subentrato il cristianesimo, i druidi sono diventati la maggior parte monaci e hanno cominciato a trascrivere, a scrivere tutto ciò che era ehm, chiuso in questa tradizione millenaria, seco secolare, eh, che è poi la mitologia celtica che, che abbiamo oggi. E già diciamo, nel, nella parola druido, eh, folto, fitto, forte, vi vuol dire vedere nel, 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 nelle lingue antiche, e in gallico significa anche albero e scienza. Quindi, già nella parola druido, che ancora nessuno sa effettivamente, cioè ci sono tante ipotesi. Uh, C'è comunque già cominciamo a vedere quanto uh, gli alberi siano proprio importanti. Uh, questo è un'immagine, vado veloce perché sennò vi. Uh, è un, uh, il calderone di Guldensdorf, uh, che uh, è, mostra. Vabbè, è un calderone appunto uh, trovato nello Jutland, nel, nel nord della Danimarca, e si vede praticamente questi. No, 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 non questi guerrieri eh, che vanno verso il calderone, è un, è il calderone è il calderone della rinascita, e fa vedere insomma come praticamente i guerrieri, anche se muoiono in battaglia, vanno nel calderone e rinascono, e sono sormontati proprio da un albero, come se l'albero li accompagnasse nella loro rinascita. Veniamo al pezzo forte della, <ride> di quello che voglio raccontarvi. Quello che voglio raccontarvi è proprio l'alfabeto arborio, perché nella cultura celtica esiste questo alfabeto che ha una fortissima relazione proprio con gli alberi. Laddove, vedete, eh, è composto da 20 lettere. Le lettere si strutturano su un. Su quell'asse centrale, e nel modo in cui vengono segnate le lignette, appunto viene letta la lettera. Ogni lettera corrisponde a un albero. Uh, nei trattati antichi non tutte le lettere sono direttamente cor, cor, diciamo, messe in relazione con un albero, ma attraverso delle assonanze, attraverso eh, insomma, alla fine eh, si è eh, arrivato a pensare che eh, le lettere che avevano una mancanza di correlazione appartenessero a questi alberi che vengono qui indicati. Uh, qui eh, vabbè, sono scritti la prima è la Betulla, il secondo è il sorbo, ehm, poi c'è lo, lontano il sal il frassino, il biancospino, la quercia, insomma, fino ad arrivare al tasso, che è l'ultimo. Questo, questo alfabeto antico era un alfabeto pensato per scrivere l'irlandese primitivo, che era una lingua chiaramente diversa dall'irlandese moderno, tanto è che manca di alcune lettere, come potete vedere, per esempio, la P non c'è. Um, questo, questo alfabeto è intessuto di un mistero incredibile e non soltanto è avvolto nel mistero ma è, pensato proprio per essere, è stato pensato proprio per essere mistero ci sono diverse um, cioè nessuno sa veramente né come è nato, né quando è nato, né per che cosa veramente venisse utilizzato questo alfabeto. Eh, che le cose che abbiamo sono in realtà delle ipotesi e sono anche veramente molto interessanti. Per esempio, eh, nel eh, Labor Ogaim, che è un, um, un manoscritto, eh, abbiamo, lo faccio vedere, scusate. Ah, questo eh, questa è un'iscrizione su pietra perché la maggior parte delle iscrizioni che abbiamo oggi risalgono, eh, cioè tutte le iscrizioni che abbiamo oggi sono su pietra, non abbiamo altro supporto e risalgono al IV-V secolo d.C. Ma siccome nella mitologia irlandese viene raccontato che venissero appunto iscritti su supporto ligneo, eh, è possibile pensare che insomma fosse qualcosa di molto più antico e che poi chiaramente i supporti sono andati persi. E queste pietre segnavano sia linee di confine, eh, ma erano utilizzate anche per accompagnare, fare delle iscrizioni per accompagnare i defunti nel loro viaggio. Nella mitologia eh, irlandese è, è molto affascinante il modo in cui vengono utilizzati perché. Eh, vengono utilizzati non soltanto per queste eh, occasioni che vediamo qui in foto, ma anche eh, per, ehm, come dire, eh, utilizzate in senso magico, per utilizzo magico, ehm, ma venivano utilizzate anche in battaglia, per combattere, era una cosa veramente affascinante, si racconta di come i guerrieri... Per esempio c'è l'esempio di uh, un eroe nel ciclo dell'Uster Kuklain uh, che uh, da solo difende uh, il suo popolo e uh, deve fermare un esercito che è mh, di gran numero più forte rispetto all'esercito che lui sta, sta proteggendo. E come lo, come lo protegge? Sradica una quercia e su questa quercia segna. Del, un geis, perché i geis erano delle, um, delle imposizioni, delle, delle, de qualcosa che una volta che veniva scritto in ogam non, non poteva mai essere più trasgredito. Erano, erano in realtà um, potevano sembrare delle, delle maledizioni o delle benedizioni, ma in realtà erano cose anche molto semplici. Per esempio, uh, non potrai mai uh, rifiutare un invito a un banchetto che è una cosa che sembra un po' così no? innocua, però poi in realtà all'interno della vicenda quel non rifiutare l'invito al banchetto risultava poi fatale all'eroe di cui si stanno narrando le gesta. Quindi ehm, in battaglia veniva, utili, viene utilizzato da questi eroi proprio per fermare un esercito. Scrive questa, questo gais su un albero di quercia lo lancia, facendolo di, anche diventare come, viene narrato come una cavigliera, come se fosse un, un fermo alla, alla caviglia e l'esercito che gli sta di fronte si blocca. E questo succede tre volte: una volta non passa il fiume, no? si bloccano perché Logan ha parlato e nessuno può trasgredire questo, questo ordine quasi come se fosse un ordine sacro e poi c'è anche eh, Yogam all'interno dei trattati antichi irlandesi perché esistono dei trattati irlandesi che raccontano proprio di questo alfabeto, eh, di come un po' mh, utilizzato, venisse utilizzato, ma eh, lasciando sempre un alone di grande mistero. Eh, nei tanti modi di utilizzo, c'erano tanti, tanti tipi di ogam, ma c'era anche un ogam che serviva proprio anche in battaglia per confondere la mente Dell'avversario e come lo confondeva? Cioè, praticamente venivano scritte le lettere, um, le parole venivano le lettere, ogni lettera veniva scritta, scritta per esteso. Per esempio, uh, B veniva scritto per intero, bait, e, e tutta la, tutte le parole erano scritte per estese, e quindi questo confondeva la mente. Ma, Ecco, anche la composizione, diciamo, l'estetica della lettera. Eh, la lettera veniva chiamata Fid, che vuol dire appunto eh, albero, in, uh, in, in plurale feda. Il, l, l, la struttura principale era chiamata Druim, che vuol dire tronco, e le asticelle che segnano le lettere venivano chiamate Fleish, che vuol dire ramoscello. Questa è una pagina che vi ho riportato di un trattato irlandese antico dove venivano appunto segnati tutti i tipi di OGAM, che vabbè, adesso sarebbe impossibile andarli a vedere, però vedete come erano stati segnati. Normalmente si scrivevano in verticale, ma negli antichi trattati erano scritti in orizzontale per facilità, insomma, per rendere più semplice l'esposizione. Una delle, una delle eh, leggende che raccontano di come Logam fosse nato eh, racconta che è stato eh, creato proprio dal dio Ogma, dio dell'eloquenza, che non è lui, però ci arrivo, il dio dell'eloquenza che l'ha inventato per... Ehm, Poter creare un alfabeto che non fosse riconoscibile a chi non doveva eh, insomma, entrare, infatti, che non gli riguardassero. Cioè, era un alfabeto che doveva chiudere, tenere segreti tutti, eh, le, tutte le conoscenze dei, dei druidi. Eh, e, il primo, la prima lettera venne segnata su un albero di betulla ed è per questo che la betulla è il prima, la prima lettera dell'alfabeto. E eh, alcuni studiosi hanno pensato una corrispondenza tra. Uh, Ogma, che era questa divinità irlandese, e Ogmios, che invece è una divinità gallica, che qui vediamo. E la cosa insomma, interessante è che uh, non, so, non è stata provata questa correlazione, ma di fatto questa divinità era, era descritta come eh, qualcuno che teneva eh, imprigionate le persone, le orecchie delle persone cioè aveva delle catene che dalla lingua fuoriuscivano e andavano ad attaccarsi direttamente alle orecchie delle persone proprio, proprio a indicare la potenza della parola e di come la parola tenga proprio incatenate le persone e questo anche è anche molto affascinante ci può far pensare che comunque ci fosse una correlazione anche se gli studiosi insomma ancora stanno lì a dibattere Un'altra un un cosa simpatica è che questo alfabeto fosse stato creato per poter comunicare a, a distanza, eh, appunto senza parlare, cioè con una comunicazione gestuale. Mh, sapevano che le lettere corrispondevano a parti, determinate parti del corpo, eh, la più famosa, appunto, è questa qua, insomma, segnata sulla mano. E per cui, immaginatevi in un'assemblea, in, un in una riunione, qua volevano comunicare da lontano, sapevano che quelle lettere. Quindi potevano parlare a distanza. La stessa cosa capitava sul naso, ma in base a dove ti toccavi il naso, o sulla gamba, e questo poteva essere un'altra cosa carina. In ultimo, giusto per essere breve, perché avrei potuto insomma, ampliare. Infatti, io, come il professore ha detto, le cose cambiano. <ride> Dopo di lui, ho eliminato alcune cose che avrei voluto dire. In ultimo, all'interno dei racconti irlandesi, nella mitologia, Logan veniva raccontato anche come strumento di magia, proprio come divinazione. Il. Viene raccontato così, ma in realtà non spiega mai nessuna storia in che modo esattamente veniva utilizzato come divinazione. Eh, il caso più bello, insomma, più chiaro che abbiamo è, è una leggenda, quella di Mitire Eitain, dove eh, appunto viene chiamato un druido per cercare Eitain che era scomparsa. E per trovarla, il druido segna su quattro bacchette di tasso dei yogam, non sappiamo quali. Ovviamente ne, abbiamo detto che sono 20 lettere, poi ne sono state aggiunte 5 in, in seguito, ma non, non le ho riportate in, in questo momento, è un approfondimento. Viene, ve, segna queste quattro uh, bacchette di tasso, le lancia e così scopre dove si trova questa, questa persona che stavano uh, cercando. Adesso la cosa diciamo, divertente che io uh, come nel mio spirito, nel mio modo di fare, è stata proprio quella di anche incuriosirmi non soltanto da un punto di vista storico, eh, linguistico, letterario, mitologico, ma proprio anche, mh, diciamo, sentire questa eredità del yoga come strumento di divinazione. Per cui... Um, ci sono anche altre persone insomma, che hanno scritto dei testi al riguardo ed è interessante perché è un tipo di eh, discorso che viaggia sulle energie, cioè ogni albero ha una propria energia. Il professore prima ha, ha detto che il bosco è una sintonia, cioè gli alberi sono in sintonia, viaggiano, per, eh, sono, comunica, sono comunicanti attraverso una sintonia, come un, un direttore di orchestra e l'orchestra. È esattamente la stessa, lo stesso pensiero che è legato a questo tipo di utilizzo. Cioè, laddove eh, il bosco viene considerato chiaramente una comunità, all'interno di questa comunità ogni albero si comporta in maniera diversa dall'altro: sono cioè, alberi che aiutano, alberi che, che fanno da guardiani ed è. Divertentissimo, in base alla loro botanica, in base alla mitologia, in base anche alla sensibilità di chi poi studia queste cose, um, interpretare tutte queste loro caratteristiche ed energie per farle diventare uh, un, uno strumento di lettura, di indagine uh, delle energie del nostro animo. Ecco, più o meno questa è la cosa. Grazie, grazie. grazie. Siamo passati dal mondo delle scienze esatte al mondo un poco più vago della letteratura e del fantastico che però... Ha la stessa potenza, diciamo così, di comunicazione del mondo della, delle scienze esatte, perché la matematica non è altro che uno strumento inventato dall'uomo per definire delle cose per, e per renderle chiare, ma in realtà queste cose possono essere chiare anche su altri piani, anche con altri strumenti, l'importante è saperli utilizzare, saperli interpretare. Quindi, grazie a Monica Zunica di, sua, di questo suo contributo. E chiamo qui senz'altro Gianluca Di Fratta, che sarà l'ultimo relatore della giornata di oggi, perché eh, Adriano Forgione manca in quanto ha avuto un problema logistico piuttosto antipatico e non ci ha potuto raggiungere e si scusa di, di non essere eh, potuto intervenire. E, eh, Gianluca Di Fratta è un orientalista. Eh, è anche editore, eh, lui appunto si è laureato al, 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 all'Università L'Orientale di Napoli e ha conseguito anche un dottorato di ricerca in storia e civiltà dell'Asia Orientale all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Eh, attualmente si occupa di storia della cultura del fumetto e del cinema di animazione giapponese, che è una tematica... Diciamo molto cara, alla, soprattutto ai giovani, alla, alla cultura giovanile. E ha scritto diversi saggi e articoli in riviste scientifiche e anche in volumi accademici. È membro dell'Associazione Italiana per gli studi giapponesi e ha presentato interventi a varie conferenze e convegni di studi sul Giappone in sedi eh, nazionali e internazionali. E' autore anche di un libro, Il fumetto in Giappone. Anche da, da, da diversi anni è stato curatore di vari volumi eh, miscellanei, eh, come per esempio Robot, Fenomenologia dei giganti di ferro giapponesi, eh, oppure Goldrake 30, Antologia di racconti robotici e Lovecraft e il Giappone, eh, letteratura, cinema, manga e anime. Il micro sì, scusatemi. Eh, è editore e gestisce le edizioni La Torre. Eh, lascio senz'altro a lui la parola, ringraziandolo di essere intervenuto, ci parlerà di mostri e spiriti del folklore giapponese. Sì. Buongiorno, grazie. Eh, ringrazio um, il professor Germano e la uh, professoressa Germano per avermi voluto qui eh, a questo tavolo di relatori. Eh, Come eh, appunto eh, in, mi introduceva appunto, il professor Germano, eh, oggi eh, ci occuperemo di mostri e spiriti del folklore giapponese. Mm. Quando parliamo eh, di mostri giapponesi la nostra mente va subito ai giganti della fantascienza cinematografica e televisiva. In realtà eh, esiste un ricco bagaglio di eh, mostri legati al folklore giapponese che gode anche di una certa vitalità, non soltanto grazie alle continue trasposizioni il cinema, il fumetto, il cinema di animazione alle varie forme della cultura eh, pop giapponese eh, di cui eh, continuano a beneficiare e che hanno reso popolari queste figure anche alle nuove generazioni. Eh, ma ehm, anche e soprattutto per una sorta di immanenza di queste figure all'interno del vissuto, del quotidiano del, del popolo giapponese eh, che in più di un'occasione in diverse occasioni non soltanto si rifà alle figure classiche di, questa, di questo bagaglio, di questo pantheon di entità mostruose, ma per l'occasione ne crea di nuove ehm, una sorta di risposta alle esigenze dei tempi ehm, che rendono quindi questo, questo, questo bagaglio, questo pantheon particolarmente prolifico e, e vivo. Bene, e in questa serie noi cercheremo di eh, mettere un po' d'ordine in questo guazzabuglio di mostri e eh, 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 lo faremo ehm, individuando delle caratteristiche comuni e delle origini comuni per alcune di esse, cosa che ci consentirà di inquadrarli in mh, determinati insieme, io li chiamo famiglie più che altro. E, mh, ciò ci aiuterà non soltanto ad avere un'idea più chiara di cosa si intenda per eh, mostre e spiriti del folklore giapponese. Ma ci permetterà anche di individuare delle assonanze, delle connessioni, e sarebbe il caso di dire proprio inattese, eh, con altri immaginari, altre culture mh, genericamente occidentali e segnatamente nostrane. Andiamo dunque subito eh, nel merito della questione. Il mondo dei mostri e degli spiriti giapponesi può essere suddiviso in quattro grandi famiglie: gli Okai, gli obake, gli oni e gli yurei. Gli yokai, che potremmo tradurre come, um, come dire, in, immagini inquietanti, eh, esseri inquietanti, o mononoke, esseri del mistero, eh, io um, spesso mi soffermerò sull'etimologia delle parole, questo m, per un, un motivo molto preciso. Eh, questi sono i nomi che furono attribuiti a queste entità, fondamentalmente nei primordi. Eh, dalla loro traduzione, capiremo qual era il significato che i giapponesi attribuivano loro. Ed è un significato che spesso allontana l'immaginario dalla parola mostrum, del, del mostro, piuttosto la, la fa avvicinare a quella del prodigio, che sono poi due delle direttive su cui ci stiamo muovendo in, in questo ambito. Dicevo, gli okai omonono che sono dei veri e propri esseri viventi, che nascono già sotto tale forma. È come se, accanto agli esseri umani, accanto agli animali vi forse una terza specie, la specie degli yokai. E proprio perché, come dire, condividono con gli esseri umani e con mh, gli animali lo stesso piano dell'esistenza, ehm, i contatti fra esseri umani e yokai, eh, secondo appunto la, 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 la credenza eh, popolare, non solo sono molto frequenti e inevitabili, ma appunto, sono spesso anche molto contrastati, non sempre idilliaci. È un po' come avere un vicino di casa con cui si ha un rapporto di civiltà, buongiorno, buonasera, ma al primo screzio poi si finisce a pantofolate in faccia. Ehm, gli yokai sono proprio questo, dei vicini scomodi. Ehm, possiamo suddividere, a loro volta, gli yokai in diverse specie, sottospecie, possiamo definirle. Alcune sono antropomorfe, altre zoomorfe, ma il più delle volte hanno forme eh, assurde, che sono un misto delle prime due, oppure un connubio tra una delle due e qualcosa di altro, di non ben definito. Ho qui individuato eh, una partizione, questa è soltanto una piccola parte. Delle eh, categorie di yokai che si possono classificare. Le ho individuate quelle che in qualche modo hanno familiarità con il nostro immaginario ed altre che sono invece singolari proprio per essere prettamente giapponesi. Iniziamo dagli yokai delle case. Gli yokai delle case sono dei nomi tut tutelari che sorridentano eh, la, la fortuna, la serenità di una casa. Sono quindi spiriti fondamentalmente ehm, benevoli nei confronti dei loro ospiti, eh, assumono eh, delle posizioni che eh, sono in qualche modo eh, legate al loro stato d'animo. Benevoli nel momento in cui vengono in qualche modo eh, coccolati, eh, particolarmente dispettosi se in qualche modo vengono irritati dalla presenza de de degli ospiti umani. Eh, tra gli okai della casa. Forse uno il più famoso è lo zashiki warashi. Lo zashiki Warashi ha le sembianze di un bambino dalle fattezze femminili, quindi con i capelli lunghi, oppure dalle fattezze maschili con, i a paggetto, con il taglio dei capelli a paggetto. È benevolo, si nasconde da occhi indiscreti e si fa vedere soltanto dagli ospiti della casa. È ritenuto portare fortuna, è ritenuto come dire, portare ricchezza alla famiglia, ma come tutti i bambini, se in, come in qualche modo irritato, inizia a fare capricci e mette a suo quadro praticamente l'abitazione. La, la, Um, L'immagine del bambino dei a, con i capelli a paggetto ri, rimanda subito a quella del coprotagonista di un famoso film horror J-Horror che è Ju-on Ma probabilmente, dalla descrizione, l'assonanza va subito a una cilla, fondamentalmente. Che, Proprio come appunto, lo Zashiki Warashi eh, condivide sia come dire, la benevolenza nei confronti appunto, dei suoi ospiti, ma sia la capricciosità di quando appunto, eh, mh, viene irritato appunto, da determinate circostanze. A ruota, gli okai dei viandanti. Gli okai dei viandanti sono eh, una, un retaggio del, del, del Giappone feudale, ehm, quando appunto ci si spostava per campi, zone appunto desolate, spesso boschive, eh, talvolta eh, di notte, quindi senza il favore della luce se non con un lumicino, o a volte. Eh, assolutamente con, con la luce delle, delle stelle quindi era molto facile essere preda poi di, 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 di agguati o comunque ingigantire magari delle esperienze rumori situazioni giochi di luce eccetera eccetera tra i vari ok dei viandanti, una particolare menzione me merita la zucchiarai. La zucchiarai sarebbe il lava fagioli, eh, mh, è un essere che viene rappresentato eh, dagli, mh, con gli arti adunchi, eh, ingobbito per il fatto di stare sempre nella posizione di setacciare fagioli eh, e che vive in prossimità dei corsi d'acqua. Mmh, I viandanti eh, incauti, eh, in qualche modo incuriositi dal rum rumore del setaccio che, 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 in, che in giapponese si dice Shoki Shoki. E vengono attirati praticamente nella sua direzione per finire poi malcapitatamente eh, in acqua. Gli yokai atmosferici. Okay atmosferici. In Giappone c'è una tendenza molto diffusa e assolutamente eh, attuale di eh, associare a mh, determinati eventi atmosferici, soprattutto se particolarmente impetuosi, alla volontà di uno yokai. Eh, che sia pioggia, che sia neve, che sia vento eh, um, o da altri appunto uh, eventi catastrofici um, e si vengono ricondotti appunto a una figura in particolare. Eh, citiamo in questo caso la Yuki Onna che forse eh, tra gli yokai atmosferici, è eh, quella più famosa anche per essere stata celebrata da Akira Kurosawa in, in quel bellissimo film che è Sogni, ehm, dove viene appunto rappresentata come una donna dei capelli lunghi, corvini, mh, mh, pelle, pelle molto pelle chiara, mh, pelle bianca, vestito bianco. In realtà, la rappresentazione giapponese della Yukian è proprio questa: cioè di questa donna bellissima dai tratti nobili, mh, carnagione molto bianca, ehm, e, e, e leggiadria. Eh, Nell'incedere sulla neve, che non può che far eh, innamorare chiunque si avvicini eh, a lei. Eh, ma il solo tocco, il bacio della, 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 della Yukion, potrebbe appunto congelarlo all'istante. Gli yokai del sonno. Eh, I giapponesi ritengono che quando ehm, ci si svegli durante la notte, nell'impossibilità di muoversi con un senso di soffocamento, siano vittima di Kanashibari. Eh, kanashibari è. È il, non è lo yokai, è la conseguenza del, dell'azione di uno yokai che in genere mi è rappresentato o come un globo nero detto Kurodama, oppure come una figura nera Kurobozu, Kuro cioè eh, monaco nero che è ancora più spettrale insomma è una figura evanescente che in qualche modo appunto ehm, chi è vittima di queste, di, questa, di queste circostanze dice di intravedere nel dormiveglia ma che scompare nel momento in cui poi il, la vittima prende possesso delle, delle sue facoltà si tratta fondamentalmente di un'interpretazione della paralisi del sonno ma ehm, ci richiama alla mente anche Altre, altre, altre situazioni, come altre figure dell'immaginario orrorifico notturno, come per esempio le nostre Yanare. Ehm, e infine abbiamo una particolarità: gli yokai dalla lingua lunga, che sono una specifica della, della, della cultura giapponese. Sono, sono gli yokai, sono questi, questi esseri che presentano, come quello che vediamo qui nelle una lingua lunga. Ehm, Cito un particolare uno che trovo particolarmente interessante: l'akanami, cioè il lecca sporcizia. Il, mm, questi, questi, questi yokai, dalla lingua lunga, sono ritenuti abitare eh, le latrine, i bagni eh, perché si cibano della sporcizia ai bagni. Eh, nati durante il Giappone feudale, quando le latrine erano in legno ed erano caratterizzate da un varco molto grande all'interno, eh, in cui era molto facile, soprattutto d'inverno, che si insinuassero degli animali per per stare al caldo, ogni qualvolta poi qualcuno entrava nella latrina e si vedeva sbucare la testa di un, di un qualsiasi animale, pensava ci fosse uno yokai. Oggi sono uno sparoacchio per i bambini perché tengano i bagni puliti. Um, a proposito della figura che abbiamo qui di fianco, pratica, questo si chiama, um, chiama um, Tofu Koso, il ragazzo del tofu. Uh, è uno yokai um, che si presenta nei giorni di pioggia. Ha eh, questo cappello di vimini che gli serve per coprire praticamente la testa durante la pioggia e mh, gira con questo piattino di tofu tra le mani di cui non soltanto è goloso ma è anche molto geloso. Se qualcuno si avvicina per cercare di afferrarlo o quantomeno per assaggiarlo, viene, tramutato, viene ricoperto immediatamente da muffa. La rappresentazione è qui è un po' diciamo, traviata da quella originale, in realtà il, mm, si presenta come un semplice bambino con due occhi, sì, la lingua lunga, ma quello che ci colpisce di più è la parte eh, inferiore, il fatto che abbia delle zampe di animale gli yokai non sono mutaformi ma lo sono un'altra categoria di, di, di esseri sovrannaturali che sono gli obake che fanno parte della seconda famiglia gli obake, ehm, il termine obake deriva dal, dal verbo bakeru che vuol dire mm, cambiare forma, tramutarsi, trasformarsi sono esseri in grado di cambiare la propria forma, il proprio stato, addirittura la propria natura si può trattare di animali, in questi casi si parla di bakemono, o di oggetti, tsukumogami, che raggiunti un'innaturale anzianità acquisiscono capacità straordinarie. Che vuol dire? Secondo la, mm, la credenza giapponese, eh, un animale che abbia superato, abbia valicato i limiti naturali della propria esistenza può sviluppare delle capacità straordinarie, come per esempio quella di trasformarsi. Allo stesso modo un oggetto che abbia raggiunto un certo grado di vetustà, anziché a finire nel, nel museo dell'antiquariato, può sviluppare delle, delle capacità straordinarie, come quello di animarsi. Eh, in ogni caso, i giapponesi dicono di essere in grado di riconoscere immediatamente un, un obake nel caso in cui lo incontrassero. Per quanto riguarda i bakemono, per esempio, eh, se un animale improvvisamente assume una stazza maggiore rispetto a quello che la natura dovrebbe concedergli, o il suo pelo si colora di un colore strano, o questo è piuttosto evidente: sarebbe se un animale ha una coda, sviluppa una seconda coda, o un animale a quattro zampe, eh, sviluppa una, una quinta zampa, in quel caso si può parlare di un bakemono. Allo stesso tempo, un sukumogami eh, può essere in qualche modo cioè un oggetto può essere in qualche modo considerato un tsukumogami se ad esempio assume delle caratteristiche eh, nuove, cioè delle caratteristiche fisiche nuove, come un ombrello a due manici. O si ritrovi collocato, posto che nessuno l'abbia spostato in quella, in quella, in quella condizione, ehm, in luoghi inusuali, come potrebbe essere per esempio. Il, 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 un calice, eh, un, calice un, un calamaio di inchiostro eh, poggiato sul randino al posto della, di, del dispenser di sapone ehm, in ogni caso Mentre, come dire, ehm, gli yokai eh, convivono nella, nella realtà appunto eh, di ogni giorno e quindi vivono accanto agli esseri umani, come appunto dei, dei buoni o dei cattivi, gli Obake non hanno né necessità di eh, come dire, condividere la vicinanza con gli esseri umani, né di porsi nei loro confronti in maniera vendicativa, come vedremo poi le successive famiglie di, 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 di mostri. Ma mh, il loro rapporto è semplicemente quello ludico, cioè loro giocano con gli esseri umani. A loro piace spaventare gli esseri umani. Umani, con visioni ehm, inquietanti o prendesse gioco di essi eh, attraverso improvviso di trasformazioni come fa questa per esempio questa volpe qui a fianco che è colta proprio nell'atto di essersi trasformata da zucca a volpe spaventando quel il, il malcavitato. Tra i Bakemono più conosciuti possiamo appunto citare le volpi magiche eh, Kitsune ehm, sono 5 uh, minuti soltanto, oh, benissimo. Um, sono fondamentalmente um, le volpi sono, sono animali astuti, um, si ritiene che lo siano. Uh, spesso um, i, i Bachemono si trasformano spesso in uh, assumono spesso le sembianze di una donna avvenente: circuiscono uh, gli uomini che, di passaggio uh, fino appunto a congedersi a quest'ultimo per poi trasformarsi uh, come dire, nel momento culminante del finale travolgente in, in volpe. Con il disappunto, naturalmente, della, della vittima. Allo stesso modo, tra gli Tsukumogami spicca per popolarità invece il fantasma dell'ombrello, il Kasaobake. Ehm, si tratta di un ombrello, un ombrello vecchio, apparentemente vecchio, che però, nel momento in cui viene afferrato dal, dal mal capitato, eh, si anima. Il manico diventa una, una, una gamba che, che termina poi con, con un gheta, con un, l, 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 lo zoccolo giapponese, mentre sul cappello dell'ombrello appare, si, si schiudono gli occhi e si apre una bocca da cui pro esce fuori una lingua che si fa, si fa beffe poi della, 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 della vittima um, a tamburo battente. gli oni gli oni sono ciò che più si avvicina al concetto occidentale di demone antropomorfi, muscolosi, dotati di corna e zanne acuminate sono spesso rappresentati armati di clave o di mazze ferrate con cui sono tenuti, eh, sono demandati a percuotere i dannati in quello che potremmo considerare l'inferno buddista um, si tratta di incarnazione di spiriti nefasti. Sono, quindi diciamo abbiamo a che fare con esseri malvagi eh, che vengono rappresentati vestiti con una pelle di animale prevalentemente di tigre sono in grado di sputare fuoco e di emettere lampi di luce. L'immagine va subito per quelli della mia generazione al cartone animato Lamu, la ragazza dello spazio. Eh, in effetti gli aliena è a tutti, tutti gli effetti una, una, una Oni, così come l'aliena è, la è la sua gente fondamentalmente: dotati di corna, di denti acuminati eh, e dell'immancabile fulmine che lancia contro il mal capitato Ataru. E, mh, del resto anche il piccolo tent, fondamentalmente, è uno sputato. Da fuoco abbastanza eccellente. All'interno della, della, della specie, della specie dei leoni, è possibile individuare alcuni esemplari specifici. Una cosa molto importante: a differenza degli, delle, delle precedenti famiglie, degli esseri appartenenti alle precedenti famiglie, che possono assumere sembianze maschili o femminili, ma non hanno genere, gli leoni sono sessuati. Per cui esistono anche degli demoni femminili, i che hanno una. Come dire, una fisionomia molto più esile, ma sono caratterizzate appunto da questi lunghi capelli neri, mani artigliate, mh, zanne prominenti e si ritiene siano l'incarnazione di spiriti di, di, di donne gelose. Eh, così abbiamo i gachi che invece sono demoni e necrofagi posto che tutti gli oni sono antropofagi, ehm, I gachi si cibano di carogne, di, di, di cadaveri, di carne putrefatta e sono, hanno una conformazione molto strana rispetto agli altri oni perché hanno un corpo, sono degli omunculi con un ventre prom prominente e un collo strettissimo che rende ancora più difficile soddisfare la loro, la loro fame ehm, e si ritiene siano l'incarnazione di spiriti che, ehm, appunto di, di, persone di persone avare, che in vita sono state avare ehm, ci, si nota una certa eh, legge del contrapasso che poi eh, in qualche modo associa questo immaginario eh, infero eh, dei giapponesi a, a quello cristiano con, con i vari gironi eccetera, eccetera. E in realtà ci sono anche delle ricerche storiche sulla, sulla figura degli ioni che mh, non ho il tempo adesso di raccontarvi ma che sarebbe molto interessante per approfondire per capire da dove nasce. Questo perché? Perché fondamentalmente mh, se eh, i nostri diavoli sono in qualche modo eh, circo, eh, mh, circoscritti a, a, a un ambiente sotterraneo gli ioni no, non vivono sottoterra, gli ioni vivono sulla terra, sono in qualche modo relegati in ambiti angusti che può essere la cima della montagna, che può essere eh, eh, non so, un'isola deserta o una cava addirittura abbandonata. Eh, e questo, come di vi dicevo, ha in qualche modo eh, contribuito a um, che gli studi si formulassero delle diverse teorie su quelle che è l'origine degli ioni. Ultima famiglia, eh, ci avviamo subito alla, alla conclusione. Gli Iurei, um, gli ilurei, appunto sono um, letteralmente uh, spiriti vuoti, spiriti vacui, sono i fantasmi, dalle fattezze um, per lo più femminili indossano una veste di colore bianco e lunga a coprire i piedi, hanno i capelli folti, scarmigliati e sono animati a un forte risentimento nei confronti degli esseri umani, um, che li rende malvagi e soprattutto le rende in qualche modo vincolate al nostro piano dell'esistenza, a seconda del trauma che hanno subito in vita. Um, eh, possiamo suddividere appunto la famiglia delle, degli urei in, quattro, in più di queste quattro partizioni, ne ho individuate soltanto quattro per il momento. E, I più famosi sono le Orio: sono gli spiriti vendicativi: donne morte di morte violenta o comunque che hanno subito dei sopprusi, che, naturalmente, una volta eh, trapassate, ritornano in vita come, come anime malvagie, non soltanto per farsi giustizia contro chi ha effettivamente perpetrato il soppruso o comunque le ha uccise, ma anche tutte le persone vicine a quest'ultima, Quindi la sua famiglia, ma anche le future generazioni. E questo ci rimanda subito immediatamente. All'immagine di Sadako, o Samara, cosa dir si voglia, seconda se preferite la versione giapponese o occidentale, eh, protagonista del film The Ring, che appunto perpetua la sua maledizione attraverso una videocassetta. Abbiamo poi gli Jibakurei, gli spiriti dei suicidi, che appunto mh, sono uh, costretti a rimanere nel luogo in cui sono morti fin quando qualcuno non operi perché espino la propria... questo risentimento nei confronti della vita. Ecco. Eh, e gli ubume. Gli ubume eh, sono una singolarità: sono gli spiriti materni, cioè gli spiriti di donne che sono morte di parto. Ehm, e che in qualche modo eh, sono presenti nella vita del bambino, eh, tormentando appunto le persone che in qualche modo sono eh, attorno a quest'ultimo eh, fin quando non è sicuro che la persona che accudisce il bambino sia all'altezza delle sue esigenze. Ultimo, gli Ikiriy: gli spiriti dei viventi. Questa è una singolarità. Secondo la credenza giapponese, una persona che odia particolarmente. Ehm, in maniera particolarmente intensa, un'altra persona ha la capacità di ehm, esternare il proprio spirito perché questo giunga alla persona in questione, ehm, attribuendo quindi la sua maledizione. Ma ci sono casi di credo anche di persone mh, in coma e che, in qualche modo, mh, nel tentativo di, ehm, di, di rimanere in vita, ehm, si legano appunto a quel luogo poi mh, diffondendo la loro maledizione. Un'ultima cosa, ma ultimissima, proprio ultimissima ultimissima, 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 ultimissima. Abbiamo parlato di mostri, abbiamo parlato di prodigi. Si può parlare di daimon in Giappone? La risposta è sì. I daimon, eh, nell'accezione di eh, eh, come dire, essere intermediario tra, eh, la, eh, tra gli esseri umani e, e la divinità, eh, hanno una corrispondenza nella cultura giapponese nei kami. I kami sono l'immanenza spirituale di ogni cosa. Quindi, quindi attenzione. Come anello di controllo, noi intendiamo qualcuno che ci leghi l'essere umano a un Dio che in qualche modo. In, in qualche modo Identificabile, figura, figurabile, ma eh, ci lega a quel concetto di divinità che permea ogni cosa in Giappone e che permette quindi al, al giapponese di eh, ritrovare, come dire, una scintilla di Dio anche nella montagna piuttosto che nella pietra, nell'albero piuttosto che nella, nel fiore, nella macchina piuttosto che il robot. E su questo mi fermo perché altrimenti andrei avanti è ancora a lungo, però mi rendo conto Grazie. che il tempo tirando e la Grazie. fame <ride> aumenta. <ride> Questa bella relazione ci mostra come ci sia una connessione fra il nostro mondo di cultura occidentale e quello di una cultura così lontana come quella giapponese. E questo, in questo probabilmente c'è anche la ragione del successo presso i giovani, per esempio dei manga, della, di questa cultura che sembra lontana, ma in realtà... È una cultura che riprende dei moduli che sono cari anche al nostro immaginario, perché queste, queste semi-divinità o questi esseri un po' particolari riprendono anche un po' quella che è la, la natura degli spiriti della natura greci, per esempio, certo. che erano teleomorfi, avevano sì. un aspetto anche eh, anim, animalesco, potevano trasformarsi, ricordiamoci il dio Proteo. Sì. Cioè, comunque vediamo che c'è una base nella mitologia, nel, nella, nella cultura popolare di tutto il nostro pianeta che ha delle costanti che ha comunque dei termini fissi. E allora grazie ancora per questa bella, grazie eh, questo per bel viaggio verso, in questa cultura lontana ma vicina. Grazie, grazie. Uh, prima di chiudere, non so, dato che in sala Marco Milone che ha collaborato per la musica del video di, 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 di Luigi Verde, vuole dire qualche parola sul suo gruppo e su questa musica eh, innanzitutto. Buongiorno, vi ringrazio perché questo lavoro ci ha portato a sentire questo nutrimento che abbiamo ricevuto oggi. Uh, abbiamo incontrato il lavoro di Luigi Verde, noi ci occupiamo di codici tradizionali uh, tramite gli archetipi che narrano la psiche umana e facciamo un lavoro sugli strumenti ancestrali, in questo caso fatto di, di tamburi a cornice in pelle animale um, e della voce manipolata in fase di post-produzione con gli effetti della modernità. Il nome del gruppo è Cattivo Costume e eh, creiamo delle rappresentazioni sceniche un po' come i misteri e eh, dove eh, facciamo fare al, all'utente che ci viene a vedere un percorso eh, che po porta informazioni di consapevolezza eh, e di conoscenza. Grazie, grazie. E operate della realtà napoletana o nazionale, benissimo e questo è ancora una, un tassello che si unisce a questa splendida giornata di oggi, almeno a me passa così perché ho imparato un sacco di cose e spero che possiamo continuare su questa linea e non mi rimane che dire qualche parola a conclusione: ringraziare ancora una volta tutte le istituzioni che ci hanno supportato, ci hanno sorretto, ringraziare il pubblico che è stato qui, ma anche il pubblico che a distanza, nei giorni futuri, nei mesi e negli anni futuri, vorrà comunque vedere questi video che metteremo in rete e che ci supporterà con, appunto, con, con la sua presenza, anche se al momento non è, non è qui, quindi. Ehm, vi, vi ringrazio ancora e spero che siate ancora qui alla prossima ehm, edizione di, questa, di questo format che è Le connessioni in attesa. Grazie a tutti, arrivederci.